Barbera Gioacchino, nato il 23/11/1959 ad Altofonte, provincia di Palermo. È sposato lei? No. E allora, pubblico ministero. Sì, Si può accomodare. Signor La Barbera, lei ha fatto parte, per sua stessa ammissione, dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, è vero? Sì, fin dal 1981. E in che modo è entrato nell'organizzazione? Sono stato convocato in una riunione e da quel giorno mi hanno detto che sono entrato in Cosa Nostra. Ho Ha prestato un giuramento, prestato un giuramento, sì. con le formalità ormai ben note riferite da altri collaboratori. Sì. Si ricorda almeno alcune delle persone che erano presenti a questo suo giuramento? Quel giorno erano presenti Bernardo Brusca, Di Matteo Mario Santo, Di Gallo Giulio e qualche altro che adesso non mi ricordo di preciso. Senta, lei quando è entrato nell'organizzazione mafiosa, di quale famiglia faceva parte? La famiglia di Altofonte, mandamento di San Giuseppe Jato. Il capomandamento in quel momento chi era? In quel momento era Bernardo Brusca. Mentre il capofamiglia? A quell'epoca era Di Gallo Andrea, ma proprio in quel periodo era in carcere. Senta, prima del giuramento, quindi prima di entrare, diciamo, formalmente all'organizzazione, aveva commesso reati? Sì, avevo fatto già un omicidio. Diciamo di sua iniziativa o su richiesta di qualcuno? No, mi aveva mandato che allora era reggente ad Altofonte Marfia Giuseppe. Mafia Giuseppe. Aveva commesso anche reati di minore gravità rispetto a questo omicidio? Varie estorsioni e cose varie. Ok. Senta, siccome i fatti di cui noi parliamo sono avvenuti nel 92, molto rapidamente, dal 1981, data della sua affiliazione a Cosa Nostra, appunto ai fatti che ci interessano, ci può dire molto rapidamente che cosa ha contrassegnato la sua attività in Cosa Nostra? Con chi stava lei principalmente? Che tipo di attività criminale ha svolto? Dall'81 al 92 Sì. ero a disposizione di Andrea Di Carlo. Ha commesso omicidi con Andrea Di Carlo o su ordine di Andrea Di Carlo? Sì, con Andrea Di Carlo verso l'86-87 lui è stato messo da parte. Allora era mandamento sempre San Giuseppe Jato, ma comunque lo reggeva Balduccio Di Maggio. E con Di Maggio ha commesso omicidi? Sì, diversi omicidi. Precisamente, Sono quelli per cui lei è stato arrestato? sì. Quindi le accuse che lei ha fatto con Di Maggio sono rispondenti al vero? Sì. Senta, lei conosce Di Matteo Mario Santo? Sì, certo lo conosco. Lei sa che Di Matteo Mario Santo è stato accusato di molti degli stessi omicidi che ha fatto lei. Sì. Era con voi? Sì, era con me, faceva parte del gruppo di San Giuseppe Jato. È sempre come famiglia di Altofonte. Famiglia di Altofonte, sì, mandamento San Giuseppe Jato. Senta, quando è finita questa reggenza, se non sui tempi, ma perlomeno così come orientamento, questa reggenza di Di Maggio, e che cosa è successo? Di preciso, comunque nell'anno 87-88 fino verso metà dell'89, ricordo io. C'è stato Di Maggio C'è stato Di come Maggio, sì. reggente del mandamento di Altofonte Sì, di San Giuseppe Jato. dopo l'arresto di Bernardo Brusca, in sua assenza era lui reggente per il mandamento di San Giuseppe Jato. Fino a quando non è uscito, perché allora c'era Giovanni Brusca che era confinato all'isola di Linosa, se mi ricordo bene, e quando lui è tornato si è messo lui al posto di Balduccio Di Maggio. Senta, questo accantonamento, chiamiamolo così, di Maggio dal suo incarico di reggente del mandamento, vi è stato comunicato a tutti gli uomini d'onore del mandamento stesso? C'è stata una riunione, una qualche Sì, notizia più o meno formale? c'è stata una riunione in cui ha partecipato lo stesso Giovanni Brusca con Balduccio Di Maggio, era presente anche lo zio di Giovanni Brusca, Mariuccio Brusca, mentre di Altofonte c'ero io, Di Matteo Mario Santo, Antonino Gioè e Marfia Giuseppe.
E che qual è stato il messaggio che vi è stato dato? La riunione eravamo tutti stati convocati per annunciarci che da quel momento in poi non ci dovevamo rivolgere più a Baltuccio Di Maggio, ma a Giovanni Brusca. Ho capito. I suoi rapporti con Di Maggio come erano stati? Fino a quella data buonissimi. Non c'erano stati problemi, almeno fino allora. E lei aveva avuto anche un incarico nella famiglia di Alto Conte in qualche modo o no? Sì, circa un anno prima di questa riunione ero stato reggente della famiglia di Alto Conte. Diciamo su incarico di Di Maggio. Su incarico di Di Maggio, sì. E dopo che Di Maggio è stato accantonato con la riunione di cui ha parlato, lei che cosa ha fatto? Dopo un periodo, era agosto del 90, io sono andato a lavorare fuori, a Nord Italia. C'avevo un'impresa edile stradale e sono andato a lavorare a Nord. Ha lavorato Sì, ci sono rimasto fino all'inizio del 92. E ha lavorato per ditte del Nord Italia? Sì, avevo un subappalto di una ditta dei telefoni di Stato. Senta, e durante questo periodo che grosso modo copre quindi il 90 e il 91... Lei ha mantenuto contatti con Altofonte, con esponenti mafiosi della sua zona? L'unico rapporto era un rapporto telefonico, ci sentivamo spesso con Antonino Gioè. Che lei conosceva da tempo, evidentemente. Lo conoscevo, sì, fin da prima di essere arrestato. Lui è stato arrestato, se non ricordo male, nel 78-79 e poi è uscito nell'87-88, vabbè, poi ha fatto un anno di confine e poi è ritornato ad Altofonte. E che cosa le diceva già in questi contatti che avete avuto? Niente, i contatti erano che mi faceva capire che era Giovanni Brusca che gestiva il mandamento e niente, che lui era cominciato di nuovo, dopo che è ritornato dal carcere, era cominciato di nuovo a fare diversi omicidi e cose varie. Era rientrato nell'attività criminosa della famiglia. Perfetto, sì. Senta, quando rientra lei in Sicilia e perché rientra? Io in Sicilia, vabbè, mi alternavo dal dicembre del 91, sono sceso molto spesso. Poi a gennaio, che è morta pure mia madre, 17 gennaio, e dopo definitivamente sono sceso verso metà aprile, fine aprile del 92. Madre, quindi quanto è morta? 17 di gennaio. Di che 92. 92. E che cosa, come mai lei decide di rientrare? C'è un fatto specifico che la convince a rientrare? Meno male, lei era stato grosso modo accantonato, si era sentito in qualche modo accantonato, se abbiamo capito bene. Sì, benissimo, è proprio così. Dopo la morte di mia madre ho ricevuto una visita di Leo Luca Bagarella. Lei lo aveva conosciuto prima? No, io non personalmente non l'avevo conosciuto. Quindi le viene a fare una visita di lutto, diciamo? Sì. E che cosa le viene a dire al di là delle condoglianze? Niente, ha detto perché non ritorni, qua il lavoro non manca, cerca di ritornare, dice, qua il lavoro si trova. Intendeva un lavoro lecito, un lavoro illecito, tutte e due le cose? Ma in prima intendeva il lavoro, nel senso il lavoro materiale, cioè ritorna con i mezzi e viene a lavorare qua, tanto comunque avevo capito che c'era bisogno anche della mia presenza giù, in Sicilia. Quindi anche da un punto di vista non di lavoro lecito? Sì, anche. Scusi, proprio. Dove è venuto a trovarlo? A casa mia. Cioè dove? In via, l'indirizzo? No, dove abitavo io? All'Altofonte, sì. All'Altofonte. Dove io abitavo con i miei, all'Altofonte. Quindi lei riceve questo... Scusi, sì. Per chiarire meglio questo punto. Ed è venuto solo oppure con altri affiliati? È venuto col cognato, con Gregorio Marchese. Accompagnato da Gregorio Marchese, sì. Gregorio Marchese è il fratello del collaborante Giuseppe Marchese e del detenuto Antonino Marchese. Sì, sì. Senta, quindi lei riceve intorno, diciamo, alla seconda metà di gennaio questa visita di Bagarella e ne parlerà con Gioè, presumo.
e si persuada a rientrare in Sicilia. Rientra subito, dopo qualche mese, saltuariamente, come... Cosa succede? Ritorno al nord, il tempo di organizzarmi per finire quei lavori che mi erano rimasti e fine aprile scendo definitivamente. Quindi fra febbraio ed aprile è venuto così, saltuariamente? Saltuariamente, sì. E durante questi mesi ha partecipato a qualche reato? No, l'unica cosa, mi trovavo in una riunione dove erano presenti... che eravamo sempre quasi giornalmente, che ci riunivamo a casa di Matteo Mario Santo, sempre ad Altofonte, e ho partecipato a diverse riunioni, fra cui, mentre eravamo là tutti riuniti, mi hanno mandato a Catania a ritirare delle armi. Da solo o con qualcun altro? No, sono andato con Di Matteo Mario Santo. Erano armi che, diciamo, per conto di Giovanni Brusca? Per conto di Giovanni Brusca, sì. Senta, anticipando un attimo una cosa che dovevamo dire dopo, ma visto che lei ha fatto riferimento a questa casa di Di Matteo, che era un punto d'incontro, è la casa di campagna o quella di paese o entrambe? Questa che sto parlando io è la casa in paese, cioè accostata alla casa dove abita lui c'era un'altra casa che era stata realizzata appositamente per queste riunioni. E avevate libero accesso? Sì, sì, c'era sempre la chiave alla porta e chi arrivava entrava. Naturalmente anche in mancanza del proprietario di Matteo. Naturalmente per chi arrivava lei intende le persone del vostro gruppo criminale? Sì, sì. Senta, tornando al discorso, quindi lei arriva in Sicilia alla fine di aprile, primi di maggio? Sì. Il 22 maggio c'è la strage di Capaci. Sì. 23 maggio, lei ha partecipato a questo fatto? Sì. Senza ovviamente fare specifiche domande perché forma oggetto di altro processo. Lei ha reso ampie dichiarazioni all'autorità giudiziaria Caltanissetta su questo? Sì. Ammettendo la responsabilità sua di sì. Matteo? Sì. Ha indicato anche altri responsabili? Sì. Fra i quali anche Brusca, Giovanni e Bagarella Leoluca? Sì. Va bene. Senta, siamo a fine maggio. L'omicidio Salvo, che è l'oggetto di questo processo, è a settembre. Durante questo periodo, diciamo fine primavera, estate 92, sì. Lei ha partecipato ad altre attività delittuose compiute o progettate? Ce le può dire molto sinteticamente? Da maggio a settembre? Sì. Sì. E quali sono? Dopo la strage di Capaci... Vabbè, a parte diverse piccole azioni che magari non ricordo di preciso, comunque quelle più importanti, l'uccisione di Vincenzo Milazzo, assieme alla fidanzata, diversi traffici d'armi, la partenza per Teramo è successo mi sa pure a luglio, di andare a prendere delle armi che servivano per Giovanni Brusca. Anche in quel periodo il tentato omicidio a Germanà, non ricordo adesso se è stato prima o dopo, comunque in quel periodo. Sulle date non ha grande importanza questo. Andiamo con ordine. Vincenzo Milazzo chi era? Il capomandamento di Alcala. Ed è stato ucciso quindi dal vostro gruppo? Sì. Tra gli altri hanno partecipato anche Brusca, Giovanni e Bagarella? Sì. Senta, poi lei dice il tentato omicidio è Germanà. Germanà è il funzionario di polizia, per intendere? Sì. Ha partecipato anche all'omicidio di certo Zichitella? Sì. Chi è questo Zichitella? Ma era una persona che si opponeva a Cosa Nostra. Diceva che faceva parte, almeno lo sentivo dai discorsi, faceva parte della SIDA. Comunque contraria a Cosa Nostra. Che comandava nella zona di Marsala. Senta, in questo stesso periodo sa che sono stati progettati anche attentati poi non portati a termine, oltre a quello Germanà? Sì, sempre nel 92, penso alla fine, c'è stato i preparativi per l'attentato al dottor magistrato dell'antimafia a Monreale.
a Piero Grasso. Al dottore Grasso. Avete progettato anche un attentato alla direttrice del carcere? Sì, si parlava anche di uccidere la direttrice allora del carcere Lucciardone, che poi non è stato fatto. Avete progettato anche un attentato ai danni del fratellastro di un capo mafia di Partinico? Sì, sì, anche quello non, almeno a quel periodo non è stato più successo. Soltanto parole o c'è stato un inizio perlomeno di attività per no, questo ultimo episodio? Per questo ultimo episodio ci sono state, addirittura abbiamo anche agito, soltanto che non è stato possibile perché per motivi, cioè che lui, quando noi eravamo là ad aspettarlo, quel periodo non è uscito da casa, per cui poi si è rimandato e non si è più fatto. Senta, noi stessi, cioè sia io facendo le domande che lei rispondendo, abbiamo parlato di un gruppo di cui lei faceva parte. Ci sì. Vuole dire meglio che cosa intendiamo per questo gruppo? Chi erano le persone che ne facevano parte? Se eravate insieme, saltuariamente, sempre? Il gruppo era Luca Bagarella, Giovanni Brusca, io e Nino Gioè, il gruppo fisso che ci spostavamo continuamente. E quindi eravate praticamente sempre insieme, o molto spesso insieme? Quasi sempre insieme. Sto parlando del 92. E noi di questo periodo stiamo parlando. Naturalmente in questo gruppo c'è una divisione, o meglio, una distinzione di ruoli fra capi, gregari. Il suo ruolo qual era? Ma io facevo soltanto quello che dicevano loro, il Bagarella e il Brusca. Diciamo chi comandava e chi decideva erano loro due all'interno di questo gruppo. Di questo gruppo, sì. E di Matteo Mario Santo, con questo gruppo, che tipo di rapporti aveva? Ma fino a un certo punto faceva lui, anche lui, parte del gruppo. Dopo ha avuto un attrito che fino adesso non ho capito bene che cosa è successo fra lui e Bagarella, e col nostro gruppo si è visto molto di meno. Questo allontanamento di Matteo Mario Santo in che epoca si colloca? Verso fine 92. Fine 92. Senta, questo gruppo vostro, Bagarella e Brusca, erano latitanti, diciamo, senz'altro a quella data. Sì. Lei e Gioè, no. No. Ma voi vivevate regolarmente a casa vostra o avevate delle cautele, delle precauzioni? Che tipo di vita conducevate? Fino all'arresto di Totorrina, il 15 gennaio, eravamo liberi. Dopo quella data, quando si è sentita che Balduccio Di Maggio stava collaborando, ci siamo allontanati dal paese. Ma non è che eravamo latitanti veri e propri, eravamo così, per stare in attesa dei discorsi che uscivano fuori. Senta, durante questo periodo del 92 di cui parliamo, il vostro gruppo che abitazioni ha utilizzato, che punti di riferimento ha avuto? Cominciamo dall'estate, dal maggio, quando è arrivato qua. Lei ha parlato della casa di Matteo, giusto? Sì, fino alla data della strage, maggio-giugno circa. Nell'estate? Nell'estate Bagarella se n'è andato a Mazara con la moglie e Brusca era a Castellammare del Golfo. Con lei? Sì, spesso c'ero io, quasi tutta l'estate sono stato con lui. E Nino Gioè si alternava. E il punto di riferimento vostro a Castellammare chi era? Gioacchino Calabrò. Senta, e siamo all'estate. Dopo l'estate, o verso la fine dell'estate? Dopo settembre ci siamo trasferiti, io e Gioè eravamo sempre in paese, diciamo. Il Brusca era molto spesso a Palermo, nella zona di Bonagia, facevamo riunioni spesso nell'officina di Michele Traina. Poi avevamo anche un'abitazione in via Ignazio Gioè, che si trova sulla via Regione Siciliana andando verso l'aeroporto. Era a nome vostro o a nome di qualcun altro? No, là era a nome di un'altra persona, incensurata. Ma la utilizzavate voi? La utilizzavamo noi, sì. Successivamente, alla fine dell'anno, quali altri punti di riferimento avete utilizzato? Dopo il 15 gennaio abbiamo preso un altro appartamentino in Via Oghetti a Palermo. Sempre a nome di te? Sempre a nome di un ragazzo che comunque non sapeva niente di quello che dell'utilizzo che facevamo dell'appartamento. E
proprio durante le feste di fine anno, lei sa dove si trovava Pagarelli con Alteo di fine anno? Prima di Natale era a casa del San Giorgi, cioè della mamma di San Giorgi, nella zona di Coso, vicino Hotel Zagarella. Vicino Hotel Zagarella a Palermo è ben noto. Sì. San Giorgi intende il Gaetano San Giorgi. Gaetano San Giorgi, il dottore, sì. E poi? Poi so che si doveva trasferire nelle Madonie. Comunque lo vedevo molto di rado dopo il dicembre 92. Senta, lei ha fatto riferimento all'arresto di Rina Salvatore, che è notoriamente avvenuto il 15 gennaio 93. Quella mattina che cosa è successo? Lei che stava facendo, cosa avrebbe dovuto fare? Quella mattina stavo accompagnando io Giovanni Brusca, che doveva partecipare ad una riunione dove si doveva svolgere una riunione in presenza di Rina e altre persone, che poi ho saputo, dato il ritardo che ha portato, che poi quella stessa mattina, l'hanno arrestato, c'erano altre persone che lo aspettavano, per cui ho capito che c'era una riunione di tutti i mandamenti. Lei quindi stava accompagnando Giovanni Brusca? Sì. Era frequente che lei facesse da autista a Brusca? Sì. Avevate un punto di riferimento per quella mattina? Quella mattina sì, ci andavamo a vedere in un supermercato a San Lorenzo, via la Regione Siciliana. Sulla via Regione Siciliana. Sì. E chi avete trovato al luogo dell'appuntamento? Sul luogo dell'appuntamento quella mattina doveva venire... qualcuno a prendere Giovanni Brusca. E portarlo poi da Rina. E per portarlo, sì. E invece avete trovato qualcuno, nessuno? Invece no, è venuto ad avvisarci Salvatore Biondo, che dicendoci che era successo qualcosa di brutto, perché all'inizio non si era capito bene la causa del ritardo. Poi abbiamo saputo che Totò Rina era stato arrestato. E quando vi hanno detto intanto che era successo qualcosa di brutto, cosa avete fatto, lei e Brusca? Intanto ce ne siamo andati subito. C'era anche presente Emanuele Brusca quella mattina. Il fratello? Il fratello, sì. E dove siete andati? Siamo ritornati in officina di Michele Traina, Bonagia, Falso Mera, non so se la zona... Più o meno è quella. E chi avete trovato? Scusa, chi è questo Salvatore Biondo? Lo vuole dire alla corte? Salvatore Biondo è uno che fa parte della famiglia di San Lorenzo, amico di Salvatore Biondino, l'autista di Totò Rina. È anche parente di Biondino, se lei lo sa? No, non lo so. Comunque, quindi vi avvisa questo Salvatore Biondo che è successo qualcosa di brutto e che quindi la riunione non si può fare. Sì. Voi ve ne andate all'officina di Michele Traina in zona Bonagia, Falso Miele. Sì. Si era intuito qualcosa di brutto, e ci è venuto l'idea di telefonare alla SIP per le notizie. Adesso non ricordo il numero, comunque c'è un numero dove dice le ultime notizie, e abbiamo sentito che Totò Rina è stato arrestato. E chi avete trovato, chi è arrivato nel frattempo in questa officina? Leo Luca Bragarella. L'officina era un punto di riferimento normale per voi? Sì. E i commenti di Leo Luca Bragarella? Cosa niente, all'inizio non si capiva da dove poteva, all'inizio non si sapeva niente. La cosa è uscita fuori quando poi si è saputo nei giornali. Della collaborazione di Balduccio e Di Maggio, sì. E allora voi siete tornati ad Altofonte, a San Giuseppe Iato, dove siete andati? Sempre il 15. Sempre quella mattina. Niente, quella mattina poi ci siamo accertati, abbiamo mandato lo stesso Michele Traina, abbiamo mandato a casa di Salvatore Biondino per capire bene anche se era successo quello che si pensava. E nella casa di Salvatore Biondino quella mattina c'era pieno di carabinieri. Ok. Senta, lei ha detto poco fa che ha saputo poi che quella mattina Rina avrebbe dovuto incontrare numerosi capi mandamento. Sì. Glielo ha detto Brusca, Bagarella, come l'ha saputo questo? L'ho saputo, a parte che qualcuno l'ho incontrato pure io, poi me l'ha ammesso Giovanni Brusca. Dice quella mattina se ci andavano dietro e perdevano troppo di tempo ci arrestavano a tutti. Va bene.
Senta, lei ha già detto che dopo questo arresto voi avete aumentato, diciamo, la prudenza nei vostri movimenti. Sì. Giusto? Utilizzando principalmente la casa di Via Ughetti. Sì, abbiamo preso in affitto questo appartamentino in Via Ughetti. E, vabbè, era frequentato più che altro da me e Gioè. Solo saltuariamente da Brusca? No, proprio in Via Ughetti. Non è venuto? No, in Via Ughetti no. Senta, lei viene arrestato quando? Il 23 marzo 1993. Dove? A Milano. E con quale reato, con quale accusa, con quale contestazione? 416 bis all'inizio, per l'intercettazione di Via Ughetti. Lei sa, ovviamente poi ha saputo che sono state eseguite delle intercettazioni ambientali. Sì, in Via Ughetti. Subito dopo ho saputo che erano state effettuate queste registrazioni dell'appartamento. Lei ha avuto modo anche di sentirle? Sì. Ha riconosciuto la sua voce? Sì, ovviamente. Sì, la mia, di Gioè e qualche altro che frequentava l'appartamento. La gran parte sono sue e di Gioè? Sì. Voi, inutile chiederlo, non avevate il più pallido sospetto, ovviamente, di questa intercettazione, quindi parlavate in tutta libertà? Completamente, sì. Senta, quando lei viene arrestato, ha iniziato subito a collaborare o ha assunto un atteggiamento processuale, diciamo, negativo? No, fino all'ultimo mi sono avvalso della facoltà di non rispondere. Perché dopo il 416 bis a giugno, vabbè, mi è stato comunicato la custodia cautelare per quanto riguarda gli omicidi delle dichiarazioni di Baduccio Di Maggio. Lei ha visto che con questa ordinanza erano contestati numerosi omicidi. Numerosi, sì. Che lei aveva realmente commesso. Sì. E cosa ha risposto al GIP, all'interrogatorio del giugno, che sarà avvenuto evidentemente nei primi di giugno? Non ho risposto. Cioè si è avvalso ancora la facoltà? Una volta di non rispondere, sì. Senta, tornando un attimo indietro, lei, questo gruppo, lei ha detto che in sostanza era l'autista di Brusca, una persona però di piena fiducia di questo gruppo che faceva capo a Brusca e a Bagarelli. E quindi ha potuto sentirne i discorsi nell'arco di questi mesi. Sì. Contemporaneamente ha commesso una serie di gravissimi reati, dalla strage di Capaci fino al progetto in danno del dottore Grasso e così via. Sì. Lei ha capito da questi discorsi perché questo gruppo e più in generale Cosa Nostra aveva deciso di rifare questi reati? Ma questo che io ho capito è stato maturato dopo la sentenza del maxi processo, fine 91, inizio 92. Siccome Cosa Nostra si aspettavano pene molto più leggere, a quel punto hanno cominciato, vabbè, le diverse stragi e dovevano continuare per tutto quello che si poteva fare, per attentati contro politici, contro magistrati e tutto quello che capitava, anche attentati a forze di polizia. Cioè, si può dire che c'era una strategia del terrore, in questo sì, senso, sì, di distruzione? Sì, anche a singoli poliziotti che quel periodo erano, che combattevano contro la mafia. Senta, questa... Lei ha fatto riferimento ovviamente alla sentenza del maxi processo 30 gennaio 92. Lei a quella data non era ancora sceso in Sicilia in modo definitivo. Quindi sono discorsi che ha sentito dopo, ovviamente. Sì, sì. Da Brusca e da Bagarella principalmente. Sì. Ha sentito commentare anche un decreto precedente del governo che aveva consentito, lasciamo perdere i passaggi tecnici che qua non interessano, l'arresto dei maggiori esponenti Cosa Nostra imputati nel maxi processo? Io quel periodo non c'era, comunque ne ho sentito parlare dopo, che diversi imputati erano fuori, chi al confine, completamente fuori, tantissimi altri imputati, e dopo ho sentito che hanno fatto una legge nel giro di 24 ore e l'hanno rientrati quasi a tutti.
Questo veniva pure commentato da Brusca e Bagarella in questo stesso contesto, veniva, che commenti facevano? Molto spesso, quando ogni tanto si ricordava sul fatto che tanta gente era uscita e poi a causa di questa legge erano ritornati tutti in carcere. Cioè, davano a questo fatto una notevole importanza. Sì, sì. Dire. Senta, lei quando ha deciso di inizia la sua collaborazione? Novembre 93. Lei fin dal primo interrogatorio ha ammesso la sua responsabilità sia per la strage di Capaci sia per gli omicidi di cui era accusato? Sì. Senta. Pubblico Ministero, facciamo chiarire la ragione per Era la domanda che stavo per fare. E appunto, come dice anche il Presidente, come mai si è deciso dopo, lei era stata arrestata a marzo, arriviamo a novembre, per 8 mesi, o si era protestato innocente o si era avvalso della facoltà di non rispondere, come mai decide di collaborare a fine novembre? Ma niente, a parte la riflessione di 8 mesi, anche a parte che il fatto... Lo discutevamo spesso assieme al Gioè che non c'erano alternative. O leggassolo perché non c'erano dubbi. Il modo... Mi scusi un attimo perché sennò possiamo confonderci le idee. Lei dice discutevamo con Gioè e ora la invito a dire molto dettagliatamente questo discorso con Gioè. Ma quando? Perché Gioè si suicida a luglio 92. No, in data prima dei nostri arresti. Io parlo dopo, fin dalla preparazione della strage di Capaci si commentava che era una volontà di Rina e compagni, una volontà sbagliata, cioè il fatto di queste stragi così eclatanti. E quali commenti facevate con Gioè su questo punto? Commenti quali erano le vostre prospettive? Commenti che alla fine è risultata... A verità quello che si pensava, cioè il fatto di si strage così eclatanti e non c'erano alternative. E quali erano le vostre prospettive di fronte a questa strategia basata sulle stragi? Qual erano? Come poteva finire a voi, a lei, a Gioè, cioè a quelli che non erano i capi dell'organizzazione? E questo, leggassolo... O il suicidio per come ha fatto Gioè o la collaborazione. Quindi lei si è reso conto in sostanza a novembre che era arrivato in un vicolo cieco? Sì, intendo proprio questo. A parte che ho conosciuto Cosa Nostra in maniera diversa di come si reagiva nel 92. Senta, un'ultima cosa. Lei si è reso conto a proposito, l'abbiamo già detto, ovviamente... Uno dei temi costanti sono le menzogne dei collaboranti, per quanto di cui si parla ovviamente da parte degli imputati. Per quanto riguardava lei, le accuse che le erano state fatte nei vari provvedimenti giudiziari corrispondevano al vero oppure no? Le dichiarazioni di Balduccio Di Maggio? Sì. All'inizio, sì. Sì, vuol dire che corrispondevano al vero? Sì, era proprio per come li ho letti nella custodia cautelare. Va bene. Poi lei si è riconosciuto colpevole di altri omicidi ancora oltre a quelli? Sì. Presidente, io ho finito la parte generale, continuo il mio collega su quella specifica del processo. Io vorrei, prima di entrare, vorrei che la Barbera chiarisse un punto. Quali sono stati i suoi rapporti con Totò Riina? Rapporti diretti io... Non ce n'ha avuto con Totò Riina, l'ho visto soltanto una volta nell'estate 92 in una villa a Mazara del Vallo. Altri contatti? A Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. E allora, pubblico ministero. Presidente, mi aggancio prima di entrare nello specifico proprio a questo argomento che... ad avere il microfono aperto. Ora sì. Dunque, ha visto Riina una volta in una casa a Mazara del Vallo, come mai? In che occasione? In occasione di una riunione
A parte che quel periodo di, cioè l'estate 92, ci andavamo spesso a Masera del Vallo. Quel periodo era latitante la bagarella con la moglie. La riunione, in un'occasione, sì. La riunione, dico, era, aveva uno scopo preciso, era occasionale. E quel periodo nella zona di Trapani c'era qualche problema, come appunto abbiamo parlato poco fa dell'omicidio Zicchitella, che c'era qualche squadra che si opponeva a Cosa Nostra, per cui eravamo intervenuti noi, cioè il gruppo di Palermo, per aiutare i trapanesi. In un'occasione, appunto la riunione, è venuto Torrina. E c'era da discutere qualche cosa in particolare nel corso di questa riunione, se lo ricorda? No, davanti a me non è che si è parlato tanto di cose particolari, si parlava del più e del meno. Si progettò un qualche, si parlava, qualche fatto da compiere? Sì, sì, si parlava di un attentato a una persona che non ho capito chi fosse, comunque a Trapani città, di una persona che camminava con una macchina blindata. E anche là si pensava di imbottire una macchina di tritolo. E questo, non so a chi si riferissero. Avvenne questo fatto oppure no? No, questo fatto non avvenne mai. Chi parlava di imbottire una macchina di tritolo? Totorrina. Le persone presenti, lei era presente a questo discorso? Sì, ero presente anch'io. Ci furono contrasti, opposizioni? No, c'è stato soltanto, è intervenuto Gioè dicendo che in quel punto dove si pensava di fare l'attentato era una zona che c'erano passanti e poteva succedere di tutto. Cioè, quello che ha commentato Gioè, che si è rivolto proprio a Rina, dicendo che succedendo una cosa del genere ci diamo la conferma che è la stessa mano che ha fatto la strage di Capaci. E poi poteva succedere pure ammazzare qualche bambino, qualcosa che non c'entrava niente in quella zona là. E Rina rispose al Gioè? Sì, quella volta ha risposto dicendo che, vabbè, a parte quel periodo c'era la guerra a Sarajevo, e ha paragonato l'attentato alla guerra che c'era a Sarajevo, dice, ne muoiono tanti bambini, dice, ci stiamo a preoccupare se ne muore qualcuno là. Torniamo quindi allo specifico dell'omicidio Salvo. I nomi? C'ero io, Brusca, Luca Bagarella, Nino Gioè, dei trapanesi c'era Andrea Manciarracina, Andrea Cancitano, Matteo Messina Denaro e altra gente che ho conosciuto a quell'occasione. C'era Giovanni Bassone. Noi, sì. Abbiamo registrato? Vediamo. Vabbè. E allora, pubblico ministero, sì. Andiamo avanti. E allora, dicevo, nello specifico dell'omicidio Salvo, quando è che lei comincia a sentire parlare di questo omicidio, che si doveva fare questo omicidio? L'omicidio Salvo lo... Sì. Lo apprendo... Vabbè, siamo già nel mese di settembre, lo apprendo pochi giorni prima di avvenire l'omicidio. Mi scusi, mese di settembre? Mese anno... di settembre 92. 92. Ricordo metà settembre, le date non sono preciso perché sono successe tante di quelle cose, per cui non, le date posso anche non essere preciso. E quindi sente che cosa? Sento che si deve organizzare un omicidio, non so di chi si tratta. In primo momento non conosco manco la zona. E dopo mi chiama Gioè e mi dice di andare a fare un sopralluogo e mi avvio assieme a lui, che già conosceva la zona e sapeva di che cosa si trattava, nella zona vicino dove doveva avvenire l'omicidio. Precisamente siamo andati a casa della madre di San Giorgi Gaetano. Lei conosceva già San Giorgi? No, l'ho conosciuto quei giorni prima dell'omicidio. L'ha conosciuto in occasione di questo primo sopralluogo che avete fatto con Gioè o l'ha visto prima? Qualche giorno prima veniva a casa del Di Matteo, che si parlava con Giovanni Brusca. Si parlava chi? Tani San Giorgi.
Parlava con Brusca. Parlava con Brusca, cioè Tani San Giorgi assieme in compagnia di Giovanni Scaduto. E lei partecipava a queste discussioni? No, perché loro si appartavano. Cioè quando proprio dovevano, all'inizio, quando dovevano parlare della cosa specifica si parlavano. Se non ho capito male, lei lo vede sostanzialmente, vede sia San Giorgi che neanche Scaduto lei conosceva prima? No, non lo conoscevo nemmeno. Le vennero presentati in qualche modo? Sì, dopo mi sono stati presentati ritualmente. Dove? A casa del, vabbè non ricordo adesso se è successo a casa del Di Matteo, perché poi ci alternavamo prima di sposarci a casa del San Giorgi. Che cosa intende dire lei ritualmente? Ritualmente mi sono presentato, dato che facciamo parte di Cosa Nostra. La stessa cosa si dice. Sia Scaduto che San Giorgi? Sia Scaduto che San Giorgi. Le furono specificate le famiglie di appartenenza dello Scaduto e del San Giorgi? No, non mi sono state specificate. A parte che poi si è capito, cioè il Scaduto faceva parte almeno anni prima, poi anche lui è stato accantonato al mandamento di Bagheria. Oh, quindi lei diceva, vi recate, lei su disposizione di Gioè, comunque vi recate insieme nella zona dove si doveva commettere questo omicidio? Sì, nella zona di Santa Flavia. Ecco, e andate dove questa prima volta? Questa prima volta a casa della mamma del San Giorgi. E chi trovate lì? Adesso, la prima volta mi sa che ho trovato proprio Scaduto e San Giorgi. Come la prima volta. Avete fatto qualche cosa in quell'occasione? Abbiamo fatto il sopralluogo e da là ho capito che si trattava di un omicidio appunto del Salvo, di Ignazio Salvo. E questo sopralluogo dove l'avete fatto la prima volta? In una stradina dove lui doveva uscire la mattina per recarsi, non so dove, comunque usciva lui, si sapeva che usciva la mattina intorno alle 9 da casa. Era una strada secondaria che accedeva alla provinciale, alla Santa Fava. Oh, e dopo che cosa succede? Fate questo primo sopralluogo e poi che succede? Si decide di, che il, sapendo di preciso l'orario che lui passava da là, si poteva uccidere in quella strada. Siete rimasti lì, siete tornati indietro? No, siamo ritornati ad Altofonte, abbiamo preparato il tutto, tra cui ho trovato anche una macchina rubata. E da là ci siamo spostati appunto a Santa Flavia, a casa della mamma di San Giorgi. Scusi, sì. Lo stesso giorno, cioè nella stessa giornata di questo primo sopralluogo o successivamente? Successivamente. Dopo quanto tempo circa? Non so se il giorno dopo o dopo due giorni, comunque è successo tutto nello stesso periodo. Oh, quindi lei dice vi trasferite? Ci trasferiamo da Altofonte con la macchina, la borsa delle armi a casa della madre di San Giorgi. Vi trasferite chi? Ci trasferiamo io, Gioè, Brusca e Bagarella, anche se ognuno andava con la propria macchina. E andate a stare, ha detto, nella casa della madre di San Giorgi. Sì. Oh, cosa succede una volta che arrivate lì? Succedono che intanto il giorno dopo che ci siamo trasferiti proviamo se poteva succedere che lui usciva all'orario in cui si aspettava, che intorno alle 9:30, se si poteva uccidere quella stessa mattina. Abbiamo aspettato circa mezz'ora, tre quarti d'ora. Quella mattina lui non è uscito, ci siamo resi conto che era pericoloso stare là con la macchina rubata, le armi, e siamo rientrati. Siete rientrati dove? Siamo rientrati alla casa della mamma di San Giorgi, cercando di poter effettuare l'omicidio in un modo diverso. Infatti il pomeriggio abbiamo fatto un altro sopralluogo a casa del San Giorgi, sua di proprietà, cioè della moglie, penso, che è a fianco della casa della villa di Ignazio Salvo, e che anche quel giorno abbiamo pure visto da una finestra che si accede dal bagno se la presenza di Ignazio Salvo si poteva vedere dalla finestra. Scusi, questa visita nella casa di San Giorgi accanto alla villa di Salvo, la fate quando? Di giorno, di notte? E chi soprattutto? Appena buio, appena buio. E eravamo
Io, Gioè, Brusca, Bagarella, e c'era Giovanni Scaduto e San Giorgi. Scaduto stava lì insieme a voi? Sì, sì, insieme a noi, tutto il tempo è stato con noi. Oh, quindi andate a vedere la casa di San Giorgi? Sì. C'era qualcuno in casa? No. Era, vabbè, a parte era buio, ma non c'era nessuno, c'era soltanto... L'unico problema era se ci vedeva il guardiano. E lei l'ha visto solo questo guardiano? No, io non l'ho visto. Oh, quindi dopo questa visita a casa di San Giorgi, che succede? Cioè, qual era il motivo di andare a casa di San Giorgi? Per vedere se si poteva vedere Ignazio Salvo e se si poteva commettere l'omicidio entrando dalla casa del San Giorgi. Siccome sono attaccate le ville, c'è il giardino che divide le due ville. Abbiamo fatto il sopralluogo per vedere se si poteva commettere da là l'omicidio. E dopo questa visita o questo sopralluogo che cosa succede? Succede che si è deciso di entrare alla villa di San Giorgio a piedi, aspettare il momento che si poteva commettere l'omicidio, in un momento che lui usciva o che si avvistava fuori dal giardino, e da un'altra strada dove si accede alla villa di Ignazio Salvo ce l'ho messo io, che dopo sentito i colpi li prendevo. Oh, lei ricorda se il fatto di avere visto che da una villa si poteva vedere l'altra, ha detto poco fa, sì, sì, avesse una utilità particolare per voi? Si è parlato anche di poterci sparare da una finestra che era molto, molto vicino al posto in cui abitava Ignazio Salvo. Era una finestra del bagno del San Giorgi. Sparargli come? Con un fucile a distanza? Sì, sì, a distanza. Anche quella è un'alternativa. Se ne è parlato, anche se poi si è fatto diversamente. Quindi con che tipo di armi? Con un fucile con la canna lunga. E voi ce l'avevate con voi uno di questi fucili? Sì, c'avevamo un fucile a canna lunga in più un Kalashnikov. Ve l'eravate portato dietro da Altofonte? Sì, sì, da Altofonte. Finito questo sopralluogo, quindi che cosa succede? Succede che abbiamo deciso di commettere l'omicidio per come poi è avvenuto, che il Brusca, Gioè e Bagarella entravano dalla casa di San Giorgi, si mettevano nascosti nel giardino, il giardino davanti casa dell'Ignazio Salvo, e si aspettava che, siccome si è pure capito che ci aveva quella sera ci aveva dei parenti, degli amici là, perché c'erano diversi. Allora lasciamo perdere la decisione e passiamo a che cosa materialmente avete fatto. Abbiamo fatto questo. Voi eravate siamo intanto partiti dove? Alla casa della mamma del San Giorgi. Sì. Abbiamo portato le nostre macchine, quella, cioè la mia, che avevo allora un fuoristrada, e la Clio di Giovanni Brusca, nella zona. La sua molto vicino dove avveniva l'omicidio. La sua? Insomma, quale? Vicino, la Clio di Giovanni Brusca. Sì. Circa 300-400 metri da dove avveniva l'omicidio. La mia molto più distante, circa vicino alla rotonda di Casteldaccia, che l'ho lasciata al punto in cui dovevo lasciare quella rubata e prendevo poi la mia. La macchina rubata in tutto questo frattempo dov'era? Nel garage della madre di San Giorgi, dentro. Era lui che si occupava a entrare e uscire la macchina. San Giorgi manovrò questa macchina? Sì, più volte. Dopo aver sistemato le macchine, che cosa fate? Ritorniamo sempre con Giovanni Scaduto e San Giorgi, ritorniamo alla villa della madre. Da là ci avviamo con la macchina rubata. Cioè io mi avvio con la macchina rubata nel posto che era stato deciso, che è una stradina che si mette per entrare nella villa di Ignazio Salvo, mentre il Brusca, Bagarella e Gioè
che sono accompagnati da San Giorgi, entrano dalla villa di San Giorgi, che si può accedere in quella di Ignazio Salvo, che ripeto sono proprio a toccare, si nascondono nel giardino aspettando che uscisse Ignazio Salvo per poterlo uccidere. Oh, lei rimane quindi fuori ad aspettare in macchina? Io rimango fuori dal cancello, dalla stradina che si accede per la villa di Ignazio Salvo. E che cosa succede a questo punto? Lei aspetta quanto? Aspetto tanto tempo, pertanto intendo un'ora, un'ora e un quarto, perché sapevamo che si aspettava che lui uscisse da casa per poter commettere l'omicidio. E al momento in cui sentivo i primi spari mi avvicinavo a marcia indietro e prendevo loro. Oh, lei a un certo punto sente gli spari e che fa? Faccio retromarcia, circa 300 metri, fino al cancello di Ignazio Salvo. Sapevamo che c'era un cancelletto piccolo, che è accanto a quello grande, che si apriva dall'interno, da un interruttore, che anche quello ce l'aveva detto il San Giorgio, che conosceva bene la villa dello zio. E loro uscivano e li prendevo con la macchina rubata. Ed è successo questo? È successo precisamente così. Dopo il primo sparo mi sono avviato là a marcia indietro, dopo ne hanno sparato un secondo, un terzo, adesso non ricordo di preciso, e poi siamo andati via. Hanno quindi aperto il cancello e sono usciti? Non sono riusciti ad aprire il cancello, hanno scavalcato, perché a quanto pare l'interruttore non ha funzionato, hanno scavalcato. Lei ricorda in che ordine hanno scavalcato? Di preciso no, comunque il primo mi sa che è arrivato Bagarella e poi è stato un attimo così, non ricordo bene. Oh, quindi sono saliti tutti sulla sua macchina? Sì, sulla macchina rubata. Ecco, tutti chi? Tutti Bagarella, Brusca e Gioè. E San Giorgi? San Giorgi è scaduto, aspettavano in strada l'arrivo nostro per prendersi le armi e per nasconderli. E noi... allora voi ve ne andate con la macchina... Con la macchina rubata? Noi fino a un certo punto con la macchina rubata, cioè lascio prima loro, lascio Bagarella e Brusca alla Clio, che si avviano verso Palermo. Io faccio ancora circa un chilometro, lascio la macchina rubata, prendo il mio fuoristrada, consegno le armi a San Giorgi e andiamo anche noi a Palermo. Ha detto lascio Bagarella e Brusca, Gioè quindi rimane con lei? Gioè rimane con me, sì. Fino al cambio di macchine? Fino al cambio di macchina, sì. Gioè le ha raccontato le fasi dell'omicidio? Sì, so che a sparare è stato prima Leoluca Bagarella con una 44 Magnum e dopo a terra ha sparato anche Gioè con un fucile a canne mozza. Oh, le armi erano con voi? Sono rimaste nella vostra macchina? Subito dopo l'omicidio oppure sono state portate via da Brusca e Bagarella? Le armi le abbiamo portate fino alla mia macchina con la macchina rubata. Dopo abbiamo messo tutto dentro il borsone, l'abbiamo consegnato a San Giorgi. San Giorgi era lì che vi aspettava? Era sì, assieme a Giovanni Scaduto, che facevano avanti e indietro fino a fatto compiuto. Oh, scusi un attimo. Voi lasciate la macchina rubata e prendete la vostra, ho capito, la sua, il suo fuoristrada. Sì. Avete bruciato la macchina rubata? Non ci siamo riusciti perché la dovevamo bruciare, ma siccome nel posto in cui dovevamo lasciare la macchina il San Giorgi con Scaduto non l'abbiamo trovato, hanno ritardato, per cui dare fuoco alla macchina era sbagliato. Perché se passava qualche macchina di polizia e vedeva la macchina in fiamme si poteva fermare. Allora si è deciso di non bruciarla. E poi sono arrivati San Giorgio e sì, Scaduto. Mentre noi stiamo per partire con la mia macchina, con il mio fuoristrada, arrivano Scaduto e San Giorgi. Gli diamo la borsa con le armi e ci avviamo verso Palermo, per l'autostrada. Lungo la strada avete modo di vedere, di incontrarvi con l'altra macchina su cui si trovavano Brusca e Bagarella?
Sì, era una macchina avante. Incontrarci per parlare è stato un attimo, poi quando arriviamo proprio a Palermo, il tempo di scambiare proprio due parole. Cioè dice, noi proseguiamo, ci andiamo a là, in via Ignazio Gioia, dove era l'appartamento, noi intendo Giovanni Brusca e Bagarella, e io e Gioia siamo andati ad Altofonte. Senta, per bruciare la macchina rubata, vi eravate portati dietro qualche cosa di particolare? Sì, vabbè, a parte il giornale che si usa quasi sempre dopo l'omicidio, bruciare la macchina, ci avevamo portato la diavolina, se non sbaglio, quella che serve per accendere il camino, delle tavolette che sono infiammabili, almeno si perde meno tempo. Non l'abbiamo usato comunque. È successo qualche cosa all'interno di questa macchina rubata al momento della conservazione delle armi? Sì, è successo dopo che Gioè, che sedeva dietro, è successo che stava piegando, lui, come ho detto, ha usato un fucile a canne mozze, per poterlo mettere in borsa lo doveva smontare. Al momento che ha aperto il fucile, ci sono gli estrattori automatici, è saltato via un cartoccio calibro 12, mi ricordo, è saltato via un cartoccio e non l'ha più ripreso, perché poi me l'ha detto in secondo tempo, ci guarda che è saltato un cartoccio e non sono riuscito a trovarlo, per cui è rimasto in macchina. Ritorniamo un attimo indietro, lei ha detto di essere stato nella villa, nella casa di San Giorgi, quella accanto alla villa di Salvo. Sì. È in grado di dare una descrizione di questa casa? Ma premetto che ci sono andato una volta e di sera, era già buio, non potevamo accendere luci per evitare che appunto c'era il guardiano che ci poteva vedere, però so che si accede dalla strada provinciale, mediante un tratto di stradina, se si può chiamare stradina, circa 100 metri. Si può accedere alla villa tramite un ascensore o tramite una scala. Ripeto, ci sono entrato che era buio, non ho visto bene la casa. So che era una casa bellissima, molto grande, col giardino, però non ricordo altro. Per quanto riguarda invece la casa della madre di San Giorgi, dove siete stati, se non abbiamo capito male, più tempo. Sì. È in grado di dare una descrizione di questa casa? Sì, la casa si trovava, penso che la zona si chiama Santa Flavia, comunque vicinissima al porticciolo, è nella stessa strada dove si trovano i carabinieri, appunto penso di Santa Flavia. Si accedeva tramite un cancello con un telecomando che si apriva, automaticamente si alzava pure che c'era un box, una saracinesca elettrica. C'è il garage, si accedeva su, era una palazzina composta di due piani. Scusi, la saracinesca del garage a che distanza è dal cancello? È vicinissimo, circa un metro e mezzo. Si apre contemporaneamente il cancello e si alza la saracinesca. Con lo stesso telecomando? Lo stesso telecomando o due pulsanti diversi, comunque automaticamente si fa sia il primo che il secondo cancello. Oh, quindi diceva lei, si entra in questa casa e poi cosa c'è? Si accede alla casa, si accede mediante una scala esterna che si va in un primo piano dove è composta, nel primo piano io non ci sono mai entrato, il primo piano fuori c'è diverse piante, c'è una vasca al centro, una vasca con l'acqua, e ancora più su è dove eravamo noi spesso, l'altro piano sopra è una mensarda, appunto di proprietà della madre di San Giorgi, che comunque l'aveva lasciata a lui. E niente. L'interno lo ricorda di questa casa, com'era suddivisa la casa, che mobili c'erano? Sì, sì, si accede, vabbè, c'era la porta d'ingresso, si accedeva in un saloncino composto di poltrone, c'era una finestra grandissima che si vede il porticciolo, si vede anche il mare, e c'è un angolo che lui faceva come studio,
Sulla sinistra del salone c'è una cucina abitabile, molto arredata, e poi un bagno e in più due stanze da letto. Questo saloncino o salone che sia era arredato? Era arredato, sì, c'era un pavimento in cotto, c'erano due o tre poltrone, c'era un paio di puffi messi là a terra, c'era una libreria, una televisione, un impianto stereo. Lei è stato successivamente in questa, oltre, al di là di questo periodo in cui è stato commesso l'omicidio, successivamente c'è più stato in questa casa? Sì. Dopo che si sono, diciamo, calmate le acque, che non c'era nessun sospetto nei riguardi di San Giorgi, circa dopo un mese e mezzo l'abbiamo continuato a frequentare. C'è Vi davate anche appuntamento lì per una qualche ragione specifica oppure anche casualmente? No, è specifica, in più per un periodo c'è stato anche Giovanni Brusca, si è andato ad abitare proprio là per un certo periodo, si alternava una settimana e spesso ci riunivamo tutti là, per tutti intendo sempre il gruppo, e ricordo che nel periodo prima di Natale ci ha abitato anche Bagarella con la moglie. Senta, come li fissavate questi appuntamenti lì, o comunque come organizzavate di vedervi lì? C'era una qualche frase convenzionale che utilizzavate? Vabbè, a parte che ci sentivamo anche al telefonino, cioè usavamo la cabina per chiamare qualche telefonino, comunque il punto di riferimento era ai motorini, che lo stesso Bagarella aveva soprannominato. Perché ai motorini? Ai motorini perché c'era più di un motorino, almeno quando l'ho conosciuto io c'era una Vespa, c'era qualche altro motorino. Dove? Cui, sempre dentro il garage della mamma di San Giorgio. Quindi all'interno di quel garage della cui saracinesca lei ha parlato? Sì. Lei ha avuto modo successivamente di rivedere San Giorgio è scaduto? Sì, fino alla data poi del mio arresto, anche se succedeva molto, molto di meno. Comunque l'ho visto fino alla data del mio arresto. Dove vi incontravate? Ma ci incontravamo dopo dicembre 92, all'inizio del 93, spesso ci davamo appuntamento in via Principe Belmonte, dove appunto abita pure lo stesso San Giorgi. Ci vedevamo là e poi o ci spostavamo, comunque l'appuntamento spesso era là. Precisamente c'è un bar da Collica, si chiama Collica, un bar in via Principe Belmonte. Nel periodo di Natale con San Giorgio vi siete visti? Ci siamo visti, sì, nel periodo di Natale ci siamo visti, è stata una delle ultime volte che siamo andati a casa della madre di San Giorgio, sempre a Santa Flavia. Ci siamo visti, ci aveva lui convocato il San Giorgio se ci potevamo fare, perché era dopo Natale, all'inizio dell'anno, per gli auguri. E mi ricordo che quella volta si è presentato con delle scatole che poi abbiamo visto che c'erano dentro 5 orologi. E questi 5 orologi Cartier. E questi orologi per chi erano? Uno per me, uno per Gioè, uno per Brusca, uno per Bagarella e uno per Totorrina. E perché questo regalo? Ma era un modo per, dopo l'uccisione dello zio, il San Giorgi aveva preso, diciamo, a gestire tutti i beni dei Salvo, per cui era un modo per ringraziare di quello che avevamo fatto. Ma prima dell'uccisione dello zio non si occupava lui di queste cose? No, anzi, c'erano molto lamentele da parte sua. Lamentele? Il fatto che lo zio lo scartava, non gli partecipava niente. Almeno questo ha detto più volte San Giorgio. A chi lo aveva detto questo? A noi, lo partecipava a tutti, si lamentava con tutti. Il fatto che lo zio lo scartava per tutte le sue attività che faceva Ignazio Salvo. Senta, questi di questi Cartier, quindi ne avete preso uno ciascuno? Sì.
anche lei ne ha avuto uno. Sì. Più avanti ritorniamo sui Cartier. Senta, lei ha mai sentito parlare di un certo Favuzza? Favuzza lo diceva spesso, ne parlava spesso il San Giorgi, dicendo che dopo l'omicidio di Ignazio Salvo il Favuzza si rivolgeva a lui, a San Giorgi, per qualsiasi cosa doveva fare. E prima a chi si rivolgeva? Prima non gli partecipava niente a San Giorgi, non so a chi si rivolgeva, penso... Ma era un suo parente, era uno della famiglia, era uno che aveva affari con Ignazio Salvo? Non sono riuscito a capirlo, comunque gestiva a Salemi, siccome c'era una tenuta, so che gestiva la tenuta di Salemi, lui ne parlava molto spesso. Cambiamo un attimo argomento. Lei ha detto che quindi nel periodo successivo all'omicidio Salvo ha continuato a vedersi sia con San Giorgi che con Scaduto. Che rapporti c'erano tra San Giorgi e Scaduto in quel periodo? Ma in un primo momento buoni rapporti, dopo c'erano un po' di lamentele, l'uno veniva a accusare l'altro, cioè lo Scaduto accusava il San Giorgi accusava Scaduto. Era nato un po' d'attrito l'ultimo periodo. E questo attrito o queste accuse a che cosa erano collegate? So che avevano chiesto della cocaina, della droga. L'avevano chiesta chi? L'avevano chiesta Scaduto e San Giorgi, avevano chiesto della cocaina a Giovanni Brusca. E Brusca gliel'aveva data? Gliel'aveva data, erano circa mezzo chilo, 500 grammi, almeno dai discorsi che sentivo. Non so l'utilizzo, ma a quanto pare la dovevano fare vedere, dicevano loro, per poi venderne di più, non so a chi comunque. E niente, lamentele erano che ognuno faceva di testa sua. Le lamentele erano che se erano prese 500 grammi di cocaina non si vedevano né soldi né tantomeno. L'uno accusava l'altro e appunto da là è nato questo attrito fra i due. Lei ricorda se di questo attrito fra i due lei ha avuto occasione di parlare con Gioè in via Ughetti? Sì, 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 ne abbiamo parlato. Lei ha avuto modo di risentire? Di risentire la registrazione. Successivamente le registrazioni? Sì, sì. Ho confermato che erano proprio i discorsi che facevamo allora con San Giorgio e Scaduto. Quindi i commenti che vi scambiavate con Gioè erano relativi a questi fatti? Sì. Lei ha avuto altri contatti per affari, diciamo così, illeciti con il San Giorgi? A parte questo? A parte l'omicidio Salvo, sì, certo. A parte questo è successo che, sempre, vabbè, i discorsi sono nati gli ultimi, verso dicembre 92, inizio 93, ci servivano, dovevamo trattare, a Milano un quantitativo di cocaina, insomma di droga, ci servivano 500 milioni contanti e si è prestato lo stesso San Giorgi ad anticiparli. E li ha effettivamente anticipati? Sì, sì, li ha anticipati. Gli ho fatto conoscere la persona a Milano che trattava la droga. Li ho fatti conoscere, hanno preso un appuntamento e gli ha consegnato 500 milioni verso gennaio-febbraio 93. Altri rapporti col San Giorgi relativi ad altri fatti illeciti ne ha avuto? No, che ricordo io. Ah sì, sì, è successo anche questo, perché sono successe tante di quelle cose che magari... Con i tempi vado un pochettino, a fine anno, sempre al 92, comunque prima di Natale, giorni prima di Natale, mi dà appuntamento, sempre alla villa della madre a Santa Flavia, mi dà un appuntamento che mi deve consegnare dei soldi. E così avviene. Era prima di Natale del 92, ci incontriamo alla villa della madre e mi dà, non so quanto siano di preciso, comunque era quasi il cofano della Clio era pieno di biglietti da 100, non posso sapere quanto potevano essere.
allegate ai suoi soldi c'erano dei ritagli delle pagine gialle, e ho potuto capire che si trattava di tangenti che pagavano gli hotel. Penso molti hotel di Palermo e provincia. E a quel punto ho capito pure che li stava gestendo lui. E i soldi io li ho portati da casa di Salvatore Biondino per fargli avere a Totorrina. Questi lei li ha visti personalmente, questi soldi? I soldi li ho visti io, sì. Ripeto, ho riempito il cofano della Clio. Altri rapporti illeciti con il San Giorgi non ne ricorda? Non ne ricordo, no. Senta, poco fa, a proposito dell'allontanamento da Casteldaccia, da Santa Flavia, subito dopo l'omicidio, lei ha detto che vi siete divisi, due siete andati da una parte e due dall'altra. Ricorda se durante il tragitto di ritorno verso Palermo, comunque, siete stati in contatto o vi siete sentiti tramite qualche telefono cellulare? Sicuramente di sì. Cioè io in quel periodo, vabbè, a parte avevo sia il mio intestato a me, sia un altro sempre telefonino intestato a un mio autista, un ragazzo che lavorava con me, e in più c'era il telefonino di Gioè, e in quel periodo, se mi ricordo bene, eravamo in possesso di telefoni cellulari clonati. Oh, ecco, parliamo appunto un attimo di questi cellulari clonati. Voi avevate alcuni telefoni cellulari clonati a vostra disposizione. Intanto può spiegare alla Corte cosa significa telefono cellulare clonato, sinteticamente? Sinteticamente. Telefono cellulare clonato, io vabbè, il primo l'ho conosciuto a luglio del 92, perché prima di allora non sapevo cosa fosse. Il telefono cellulare era stato manomesso, penso, di un qualcuno della SIP. Come funzionava? Funzionava tramite una serie di impostazioni al telefono, cioè fra numeri, asterisco e cose varie. Adesso la funzione non me la ricordo precisa, si poteva accedere avendo il numero seriale di un altro utente, numero seriale e numero di telefono, si potevano effettuare delle chiamate appunto a spese di un altro utente. Quindi in sostanza si utilizzava un telefono e si addebitavano le telefonate a un altro? A un altro, sì. Oh, voi a partire da quando, ha detto a luglio, a partire da quando avete cominciato ad avere telefoni cellulari clonati? Di sicuro nell'estate del 92 già ne avevamo uno, successivamente ne abbiamo comprati altri tre. Questo primo da dove vi è provenuto? Il primo me l'ha proposto il Mione, andando a Teramo, quando sono andato per le armi. Scusi, la Corte non sa chi è Mione, dovrebbe dire Mione come? È la persona, Mione Gaspare. Sempre parliamo di luglio 92, abbiamo comprato delle armi, abbiamo trattato delle armi con un certo Mione Gaspare, originario di Castellammare del Golfo, però che abitava a Teramo. Lui conviveva allora con una slava, penso che sia slava, e aveva possibilità di trovare armi che provenivano dalle jugoslave. In quell'occasione che sono andato a vedere le armi, mi ha proposto pure questo telefono cellulare, che non ho preso subito. Ho chiesto il parere a Giovanni Brusca, che mi ha detto di prenderlo, a parte che l'abbiamo comprato 5 milioni. Di prenderlo, è arrivato comunque successivamente, perché non l'ho preso subito io, è arrivato successivamente assieme o a solo con dopo un periodo. Gli altri telefoni clonati, quando vi sono arrivati e chi ve li ha dati? Altri, vabbè, si sono alternato prima uno, poi un altro, comunque altri tre. Il periodo non lo ricordo di preciso, se settembre, se ottobre, comunque subito dopo. Ce l'ha data a noi un certo Vito Randazzo, che era amico di Gioè. A parte che costavano molto di meno, per cui a noi servivano, e ne abbiamo comprati altri tre. Per cui alla fine del 92 ci siamo ritrovati con quattro telefoni cellulari clonati.
Lei ricorda in che periodo avvenne questo viaggio a Teramo, nel corso del quale lei vide per la prima volta un telefono clonato? Luglio, penso luglio 92, ho detto. Lei poco fa, parlando, sto cambiando argomento, parlando di San Giorgi, ha detto San Giorgi Gaetano. In realtà ha anche detto, ma non lo voglio ripetere, un altro nome o un diminutivo. Diminutivo. Esatto. Può dirci come lo chiamavate? Tani. Tani, so. Avendo lo lei, chiamavano tutti Tani. Avendo lei risentito appunto le intercettazioni, le registrazioni delle intercettazioni ambientali, il Tani di cui parlavate lei e Gioè è San Giorgi? Si riferiva a Gaetano San Giorgi. Senta, lei ricorda in quel periodo se Bagarella anche al vostro interno si facesse chiamare col suo nome o con un altro nome? Sì, al telefono si faceva chiamare Franco quel periodo. E Brusca invece Frizzi. Brusca? Si faceva chiamare Frizzi. Senta, all'interno di via Ughetti, come lei sa, nell'appartamento da voi utilizzato, sì, sono stati rinvenuti un certo numero di documenti o fotocopie di documenti con una serie di fotografie all'interno. Sì. A che servivano queste fotocopie di documenti o i documenti e le fotografie? Si dovevano fare i documenti per i vari latitanti. Siccome si occupava Gioè per quanto riguarda i documenti falsi, cioè si occupava nel senso che conosceva, aveva conosciuto tramite Gioacchino Calabrò, una persona a Roma, che contraffaceva questi documenti. Quindi queste fotocopie di documenti o documenti insieme alle foto servivano per produrre o per ottenere altri documenti falsificati? Sì, precisamente. Fra queste foto lei ricorda se c'era anche quella del Bagarella? Sì. Ultima domanda per il momento. Lei diceva partenza per Teramo intorno al mese di luglio. Riesce a collegare questa partenza a un qualche episodio specifico che l'ha visto coinvolto? La partenza a Teramo è... e successivamente all'uccisione di Vincenzo Milazzo e la fidanzata. Successivamente all'uccisione di Vincenzo Milazzo e della fidanzata. Sì, all'uccisione di Vincenzo Milazzo e la fidanzata, al momento in cui li andiamo a sotterrare, assieme a Vincenzo Milazzo viene sotterrato anche il fratello, che era stato ucciso nell'estate 91 in un conflitto a fuoco. Cioè il motivo del... Scusi, sì, era stato ucciso meglio. Un anno prima, com'è che viene sotterrato insieme a quello ucciso un anno dopo? Ecco, siccome quel periodo c'era una voce che diceva che un certo Simone Benenati di Alcamo stava per collaborare e sapeva appunto dove era stato sotterrato il fratello di Vincenzo Milazzo, come ripeto, era stato ucciso in un conflitto a fuoco con i carabinieri ad Alcamo. Allora, per evitare che scoprissero il cadavere, in occasione dell'uccisione di Vincenzo Milazzo e la fidanzata, abbiamo anche sotterrato il fratello minore di Vincenzo Milazzo, nello stesso punto. Scusi, sotterrato perché? Dove era stato fino a quel momento, anno, il cadavere? Era stato messo in un altro posto. Siccome appunto lo sapeva il Benenati Simone, e si diceva che poteva collaborare in quel periodo, almeno c'era questa voce, per evitare che si trovasse il cadavere l'abbiamo disotterrato e sotterrato in un altro punto. Questo avvenne tutto contemporaneamente nella stessa giornata o in giorni successivi? I due omicidi, il seppellimento, l'altro seppellimento? Tutto nello stesso periodo, un giorno consecutivo all'altro. Quindi... il giorno prima e il giorno dopo? Sì, nel giro di due giorni comunque tutto è successo. Nel giro di due giorni avete fatto tutta questa operazione? Sì. Va bene, per il momento Presidente io non ho altre domande. Va bene.
E allora, vediamo la difesa. Se ha domande, se non ci sono domande, passiamo oltre. Sì. L'avvocato cortesemente deve dire. Avvocato Reina, difesa, ecco, di scaduto Giovanni. Io desidero, signor Presidente, che il La Barbera possa narrare che cosa sostanzialmente è avvenuto, per quello che ricorda, il giorno dell'omicidio, partendo dal mattino. Cioè, lei vorrebbe che La Barbera riferisse che cosa ha fatto lui? Lui ed eventualmente altre persone il giorno che si è poi concluso con l'omicidio. In un certo senso ha già risposto alla del Salvo. Comunque. No, perché mi... Vabbè. Se lui volesse avere, forse... Se lei per quello che ricorda può dire quello, sì. Può riferire alla Corte quello che lei ha fatto quel giorno. Posso ripetere di nuovo le stesse cose. È stato in un primo sopralluogo si pensava di commettere l'omicidio. Sto parlando del giorno dell'omicidio. Lasciamo andare. Sul resto mi pare che è stato abbastanza esauriente. Cosa avviene la mattina del giorno stabilito per l'omicidio? La mattina intanto ci siamo stabiliti, eravamo assidui alla casa della mamma di San Giorgi. Eravamo fermi là assiduamente, e mangiavamo là, e si premurava il San Giorgio, andava a prendere, anzi questo particolare lo sto ricordando adesso, andava a prendere il mangiare all'hotel Zagarella, e mangiavamo là alla casa in compagnia anche dello stesso scaduto. Io richiamo la sua attenzione, signor La Barbera, sulla mia domanda, la mattina del giorno che si è concluso con l'omicidio del dottor Salvo, come incomincia la vostra mattina? Vi incontrate? Chi si incontra? Dove? Eravamo assiduamente a casa della mamma di San Giorgi. Qualcuno della zona, come lo stesso scaduto del San Giorgi, poteva uscire per fare una qualsiasi cosa sua personale. Loro, essendo della zona. Quindi eravate a casa della madre del San Giorgi. Perfetto. Che cosa è accaduto? Ma di preciso adesso non mi posso ricordare cosa abbiamo fatto. Ho detto abbiamo mangiato a mezzogiorno aspettando che facesse buio per commettere l'omicidio. Particolari non me lo posso ricordare. La mattina vi siete avvicinati alla villa del dottor Salvo? Avvocato, deve parlare al microfono, sì. Perché rischiamo di non registrare. Allora, ha chiesto l'avvocato Reina, quella mattina vi siete avvicinati alla villa del Salvo? Abbiamo fatto un primo tentativo avvicinandoci da una stradina che percorreva il Salvo, e avevamo provato a commettere l'omicidio in quella stradina. Siccome lui quella mattina non è uscito per motivi suoi, abbiamo deciso di commettere l'omicidio il pomeriggio tardi. Perfetto. Dopo che faceva buio. Abbiamo aspettato che Aspetti. Io le contesto che nell'interrogatorio 3 dicembre 1993 lei ha detto quello che ci ha riferito, ma poi ha precisato che dopo esserci sistemati nel luogo adatto, questo al mattino, per commettere l'omicidio, scoprimmo che quella mattina il Salvo era uscito più presto. Io le contesto questo perché lei adesso sta dicendo che invece avete accertato che quella mattina il Salvo non era addirittura uscito. Eh sì, perché mi sono ricordato dopo, c'era il dubbio se era già uscito prima o se invece era rimasto a casa. Siccome raramente succedeva che rimaneva a casa, poi mi sono ricordato che invece quel giorno era rimasto a casa. Lei scusi. Comunque sono di sicuro che abbiamo aspettato e non è uscito. Se era uscito prima o se non è uscito, adesso non lo ricordo. So di sicuro che non è passato. No, lei fa riferimento alla Mercedes con la quale il dottor Salvo
si allontanava dalla villa la mattina. Quindi se lei ha stabilito che il salvo era già uscito, significa che il Mercedes... Allora, queste sono considerazioni, no, alle domande. No, no, è il riferimento. Ah, vabbè. È il riferimento che fa il test, fa riferimento al Mercedes. Al Mercedes, perfetto. Gli dico, lui abitualmente usciva con una Mercedes, per cui il punto di riferimento, se San Giorgio andava a vedere se era uscito, il punto di riferimento era la macchina. Se però usciva con un'altra macchina, lui era convinto che magari era a casa. Quello è il fatto della Mercedes. Quanto tempo prima, riferito al fatto, all'omicidio salvo, lei ha conosciuto Scaduto Giovanni? Pochi giorni prima. Pochi giorni prima. I suoi rapporti con Scaduto si sono limitati a questo fatto o ci sono stati altri rapporti? Quelli che ho già detto. Dopo l'uccisione di Ignazio Salvo ci siamo continuati a frequentare fino alla data del mio arresto. E qual era l'oggetto della frequentazione? Anzi, del suo arresto, perché se mi ricordo bene forse è stato arrestato prima di me, qualche giorno prima. Qual era l'oggetto, il motivo per cui vi frequentavate? Il motivo è... Dopo l'omicidio di Ignazio Salvo si diceva che a poco tempo più in là si dava il mandamento di Bagheria di nuovo a Giovanni Scaduto. Lui aspettava questo momento. Dopo aver commesso l'omicidio, sperava che gli davano il mandamento di nuovo di Bagheria, a cui lui già era stato mandamento prima. Era stato? Era stato già capomandamento. Scaduto Giovanni? Sì, l'ho sentito dopo dai discorsi. Quindi faceva parte di Cosa Nostra? Sì. Ma in quel periodo, qual era la posizione di Scaduto Giovanni rispetto all'organizzazione e in particolare a quello che lei chiama mandamento di Bagheria? Anche questo l'ha detto, ma comunque. Era stato ripescato, dopo che lui era stato messo da parte, era stato ripescato, se così si vuol dire. Messo da parte significa posato? Era in un primo momento posato, dopo nel 92 era stato ripescato. Ripescato nel senso che era stato di nuovo messo in mezzo da Bagarella e Brusca. E chi è che si rivolse a Scaduto, che lei sappia, per ripescarlo, usiamo questa espressione? Io me lo sono trovato direttamente in riunione, ripeto, a casa di Santino Di Matteo. Come è avvenuto, non lo so. E qual era il ruolo che secondo lei lo Scaduto doveva avere nell'omicidio? Il ruolo è quello di, a parte la conoscenza sua con San Giorgi, dopo che ci ha partecipato che San Giorgi aveva un certo odio per lo zio, parlando dell'omicidio, ha partecipato che poteva lui collaborare all'uccisione dello zio. San Giorgi da chi era stato agganciato, usiamo questa espressione, i particolari non li so, l'ho trovato direttamente nelle riunioni che si facevano quando io l'ho conosciuto, per come ho detto, la prima volta a casa del Di Matteo. Lei ha detto che il dottor San Giorgi è uomo d'onore e ha anche aggiunto che non sa la famiglia di, non ne conosce la famiglia di appartenenza. Lo conferma? L'ha detto stamattina? Ho detto che non lo so, comunque ho capito che faceva parte della famiglia di Salemi, che era stato messo in famiglia a Salemi. E perché a Salemi? A Salemi perché è una zona forse dove frequentava il suocero, che lui è sposato con la figlia di Nino Salvo. Questo lo sappiamo. Quindi sarebbe stato il suocero a farlo diventare uomo d'onore? Non c'ero io, comunque mi hanno presentato come uomo d'onore. Quando l'hanno messo in Cosa Nostra io non lo so. È Scaduto dove abitava? So che abitava a Palermo.
nelle zone vicino al Politeama, e usava una casa dove appunto poi ho saputo che è stato arrestato, e da latitante vicinissimo all'abitazione di San Giorgio. Quindi sempre in via Principe Belmonte. Sempre nella città di Palermo. Sempre a Palermo. Gli esecutori materiali dell'omicidio, per quello che lei ricorda, come erano vestiti? Come vestiti chi? La sera del delitto. Non mi ricordo. Niente, proprio nessun ricordo? No. Sono saliti nella sua macchina, lei li ha accompagnati? Sì, ma ripeto, avvocato, non, cioè, se il giubbino con la camicia o col coso non mi ricordo. Non se lo ricordo. Avevate dei guanti? Guanti sicuramente di sì. E oltre dei guanti, qualche altro segno di abbigliamento particolare? Particolare sicuramente il cappellino, il passamontagna, un berretto, una cosa che può nascondere la fisionomia di una persona. Ma lei li ha visti? Le persone che hanno sparato? No, le persone che hanno sparato. Questi indumenti singolari, siccome lei dice cappellino, passamontagna, diciamo, se li ha visti dovrebbe essere in grado di dire precisamente, oppure lo ha avuto riferito? No, io aspettavo fuori il cancello. Sì, io aspettavo fuori il cancello. Questo lei l'ha già. Se qualcuno aveva un cappellino e poi se l'è tolto, è normalissimo, perché già si trova fuori. Sì, dopo no, io desidero sapere a lei personalmente se risulta qualcosa, se no lei mi risponde, non mi risulta. Ha visto. Lei li ha visti, materialmente li ha visti, questi passamontagna, questi cappellini, o no? No. Chi è Giuseppe Pollarà? Giuseppe? Pollarà, non lo conosco. E Campisi Mario? Campisi Mario? Non lo conosco. Risulta che dal cellulare del Campisi viene chiamato più volte il suo cellulare. Lei è in grado di dare una spiegazione? Portasse se si riferisce a qualche telefonino clonato. Io lo traggo da un suo interrogatorio, da contestazioni che le ha rivolto il signor Pubblico Ministero in data del 20 ottobre 84. Si parla di Alessi Video Recorder, Pollarà Giuseppe, Campisi Mario. No, in particolare video recorder mi sto ricordando, si tratta di telefonini clonati. Ripeto, avevamo tantissimi numeri da poter immettere al telefonino. Video recorder me lo conosco, lo ricordo bene. Cioè si tratta, mi faccia capire, di telefonini clonati in suo possesso, che sfruttavano le utenze di queste persone. Perfetto, in possesso di tutto il gruppo. Quindi sfruttavano utenze appartenenti a terzi. Però qui sembrerebbe che una di queste utenze che lei dice di sfruttare invece è un'utenza in partenza rispetto al suo cellulare ed è precisamente l'utenza di Campisi Mario. Cioè, se ho capito bene, ho chiamato io dal mio? No, che avrebbe chiamato Campisi Mario il suo. Campisi Mario è un sacerdote, se questo le può... La può aiutare nel ricordo? Ecco, potrebbe essere un telefonino di quelli clonati, un numero che avevamo in possesso che potevamo inserire al telefonino clonato. Una terza persona che si avvaleva dell'utenza telefonica del Campisi? Può anche essere. Questo lei vuol dire? Può anche essere, cioè se la stessa persona che ha dato il numero a me l'ha data a un altro, vuol dire che lo poteva usare anche qualche altro. No, perché il suo telefono avrebbe dato occupato. Vabbè, comunque, non è lei. Se lei non è in grado di dare spiegazioni, mi sembra assolutamente superfluo insistere. Lei ha parlato di telefoni clonati e ha pressappoco indicato la data del luglio del 1992 come data di inizio del possesso. Ho conosciuto il primo telefonino clonato. Sì, a quale circostanza lega questo...
questa datazione? L'ha già detto. No, perché, quando... signor Presidente, siccome in un interrogatorio ha parlato genericamente dell'estate... Lo stesso giorno che sono andato a trattare le armi, un certo Milione Gaspare mi ha presentato su telefonino clonato. In occasione quindi dell'episodio Teramo, diciamo. Perfetto. Okay. Non l'ho preso subito, è arrivato successivamente. Vale. Se lei mi chiede quando, non... la data precisa non mi arriva. Va bene. E allora, avvocati, gli altri due avvocati, domande? Credo... Allora, l'avvocato Barone, nell'interesse di Bagarella, Leo Luca. Sì, signor La Barbera, può dire alla Corte chi è che ha deciso di uccidere Ignazio Salvo? Noi prendevamo ordine da Brusca e Bagarella. Se c'era qualcuno più in alto, a me personalmente non mi risulta. Villa della Madre di San Giorgio. La distanza dal delitto? Allora, l'aspetti, le facilito un po' il compito. Tra la villa del dottor Salvo che è stato ucciso, sì, e la villa della madre di San Giorgio, che distanza c'era? Si percorreva un pezzo di provinciale, si metteva in una strada secondaria, saranno 700-800 metri, un chilometro, avvocato, non lo posso specificare. Posso ricordare, per le finalità ovvie, che lei ha dichiarato al procuratore della Repubblica a circa 500 metri di distanza e su una traversa della strada principale. Oggi sta dando una misura diversa. È in grado di dirci quale è più precisa secondo il suo ricordo? Se questa che dice oggi, penso, o quella che ha dichiarato allora? Sì, no, penso di più di 500 metri. Più perché 500. La casa della madre di San Giorgio si trova nella stessa strada, a Santa Flavia, dove sta la stazione dei carabinieri. Per cui si deve percorrere delle stradine che poi si mettono alla provinciale e subito dopo si arriva a circa 300 metri di provinciale, si arriva a quella del Salvo dove è successo l'omicidio, per cui sarà molto di più di 500 metri. Lei, rispondendo al procuratore della Repubblica, ha detto che Gioè a un certo punto le ha manifestato, le ha fatto sapere che aveva forse perso una cartuccia nel modo di smontare il fucile. Quando Gioè le disse questa circostanza? Dopo che aveva preso il borsone, ci stavamo avviando. Hai messo tutto dentro. Cioè, stesso giorno del delitto, in poche parole? Sì, sì, lo stesso, prima di lasciare la macchina, cioè, subito quando abbiamo lasciato la macchina rubata, abbiamo preso la macchina mia. Devo invece ricordarle che lei, rispondendo al procuratore della Repubblica durante le indagini preliminari, ha riferito circostanza diversa, e cioè ha detto che Gioè glielo disse un certo tempo dopo e che lei ha dedotto che forse si riferiva all'omicidio del dottor Salvo. Si ricorda? Ma tempo come orario? O vuole che glielo legga? Per strada? Ma vediamo che cosa glielo dire. Leggo, Presidente, forse che può essere, certo, può essere più utile. Nel sentire questo, leggo tutto. Parlandomi di un fucile a due colpi, mi disse che avevano dovuto buttarlo perché nel corso di un'operazione, che non mi precisò, erano cadute delle cartucce usate. Nel sentire questo discorso io pensai che poteva essersi trattato dell'arma usata in occasione dell'omicidio di Salvo Ignazio. Ma tengo a sottolineare che questa è soltanto una mia deduzione, perché nulla in proposito mi disse il Gioè. E allora? Io lo do. E allora, La Barbera, lei avrebbe riferito... Vediamo quale è il servizio, chiariamo. Se ho preso una pagina diversa... Credo, salvo controllo, che sia dichiarazione di Matteo Mario Salvo. Quindi contestare alla Barbera quello che... No, ci mancherebbe. E allora ritiriamo tutto. Ritiro la contestazione, non ci mancherebbe altro. Ritiro la contestazione. Avanti. Allora, passo un'altra domanda, Presidente. Ci sono altre domande? Sì, Presidente, se ci consente un attimo. Può spiegare alla Corte per quale ragione non è stata incendiata la autovettura Tempra? E l'ha già spiegato. No, Presidente, mi faccia finire la domanda. Dopo che ebbe consegnate le armi a Brusca e a Scaduto e a San Giorgio. E allora? Cioè ritornare di nuovo per bruciare la macchina?
è controproducente, cioè già avevamo perso tanto tempo. Le chiedo scusa. Sì. Vorrei che lei capisse bene la domanda prima di rispondere. Glielo spiego. Ha detto che non è stato possibile incendiare la vettura perché se foste rimasti lì ad aspettare accanto alla macchina bruciata sarebbe stato controproducente per voi. Ricordo bene che è stata questa la sua risposta. Sì, cambiando un pochettino la terminologia, non ha detto non è stato possibile. Abbiamo ritenuto perfetto, perché sennò sarebbero stati visti accanto a una macchina incendiata. Sì. Ora dico, dopo che vennero i due a prendere in consegna le armi, cosa vi impedì di bruciarla una volta che gli altri erano arrivati con l'altra macchina? Ecco, noi già ci stavamo quasi mettendo in strada. C'era la mia macchina accesa, il borsone, anzi sottolineo che un attimo prima era passata una macchina di polizia con un poliziotto con la pistola fuori che si stava avviando verso dove era successo l'omicidio, per cui abbiamo visto che i tempi si accorciavano, per cui dopo aver consegnato la borsa con le armi, rientrare di nuovo in macchina quella rubata per darci fuoco non era il caso. Posso chiedere se lei ha mai riferito di questo passaggio del poliziotto con la pistoletta in mano fino ad oggi, o della prima volta che lo dice? Mi ricordo che già l'ho detto. È sicuro di averlo già detto? Mi ricordo di averlo detto, anche perché è un fatto... Io non so se ho tutte le carte, ma dalle mie carte non risulta, comunque, per quello che vale. Dopo che fu commesso questo delitto, lei ebbe occasione di leggere la cronaca giornalistica che ne parlava nei giorni successivi? Non ricordo, per questo fatto, non mi ricordo, avvocato, se l'ho letto, non... Le leggo quanto ha dichiarato, aspetti che prima controllo che si tratti della sua, non vorrei ripetere errori che difficilmente mi capitano per la verità. E allora, ho rivisto il San Giorgio dopo un po' di tempo perché egli non fu minimamente sospettato da alcuno, partecipò alle varie cerimonie di lutto e quindi fu impegnato e costretto a mantenere un comportamento più prudente. Quando lo vidi mi confermò quanto forse avevo letto sul giornale nei giorni successivi all'omicidio, cioè che il Salvo era uscito di casa per accompagnare alla di lei macchina una Mercedes, una signora bionda che era poi la socia dello stesso San Giorgio. Ricorda di aver detto questo? Sì, l'avrò detto, comunque non penso che... L'avrò detto, era molto più vicino al fatto accaduto, per cui a distanza adesso di quasi un anno. Può darsi che l'ho detto, avvocato? Sì, io lo trovo scritto. Sì, può darsi che ho letto sul giornale del fatto... Senta, lei ha mai dichiarato al procuratore della Repubblica che San Giorgi aspettava sul luogo aspettando di avere notizie sul rientro del Salvo? Ho detto che si alternava dalla casa della madre, andava a casa sua e ripeto che da una finestra si vedono tutti i movimenti del Salvo Ignazio e si alternava per capire i movimenti dello zio, di Ignazio Salvo. No, le chiedo scusa, io ho parlato di notizie sul rientro del Salvo. Le leggo testualmente la frase così le può essere più utile per ricordare. Ce ne andammo nella villa della madre del San Giorgio, aspettando di avere notizie sul rientro del Salvo. I movimenti, cioè tutti i movimenti, l'uscita, il rientro, avrò detto il rientro perché... Le chiedo scusa. Rientro presuppone che ci sia stata una uscita. Movimento è un discorso diverso. Io le chiedo se ha fatto questa dichiarazione e se ne dà conferma in questa sede. Se non ne dà conferma, ci deciderà perché. No, do conferma. Cioè, il movimento intendo anche il rientro, perché il San Giorgio era detto a questo, a stare attento se lo zio rientrava. Perché se non rientrava è inutile, si doveva accertare prima di andare nel giardino per commettere l'omicidio. Ci dovevamo accertare che era rientrato. Per movimento intendo anche questo. Anche il rientro. Desidero, se è in grado, se mi specifica qualche cosa che non ho capito bene durante l'interrogatorio del Procuratore della Repubblica. E si tratta di questo. La stradina, così come lei l'ha chiamata, che andava dalla villa del Dottor Salvo fino alla strada, credo la strada provinciale, non so quale sia, è una stradina che serviva unicamente questa villa del Salvo, se lei ricorda, o era una stradina su cui transitavano persone dirette verso altri villini,
No, no, c'erano altre villini, tanta altra gente, sì. Si trattava di una strada larga, stretta, ce la può descrivere, stretta, in discesa, in salita? Stretta e credo serrata, per un pezzettino in pianura, poi scendeva, che si avviava fino al cancello del Salvo. Oh, allora, premesso che è una stradina stretta e sterrata così come lei l'ha definita, era una stradina provvista di impianto di illuminazione? Cioè vicino alle ville, perché poi c'è un tratto prima di arrivare alla villa dei Salvo, siccome ci sono diverse villette, un po' di illuminazione c'era. Illuminazione, io parlo di illuminazione della strada, no, cioè no, della lampioni, strada, quelli che noi chiamiamo volgarmente i lampioni. Sì, 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 no, mi ricordo che non ce n'erano. Non ce n'erano. Quanto era lunga, grosso modo, la distanza tra il posto dove lei attendeva, lei lo ha già detto poco fa, ma ne vorrei conferma. Sì. Tra il posto dove lei attendeva e il posto dove andò a caricare poi i suoi complici che tornavano dall'esecuzione del delitto? 200-300 metri, ho detto. Li fece a marcia indietro? Sì, sì, a marcia indietro. Io credo di avere finito, Presidente. Un attimo che controllo per evitarle la noia di dover riprendere la parola. No, niente altro, grazie. E allora? L'avvocato Restivo. Avvocato Raffaele Restivo, signor La Barbera, ritornerò ma molto rapidamente sulla mattina in cui c'è stato l'omicidio. Mi è sfuggito, probabilmente non ho ben capito, il gruppo che si muove, da dove parte quella mattina? Il gruppo di cui lei fa parte. Qual è il punto di partenza? La casa della madre del dottor San Giorgio Gaetano. Quindi avevate pernottato ivi? Lo facevamo spesso, sì. Allora devo fare una contestazione, Presidente. Nella dichiarazione resa il 3 dicembre 93 al pubblico ministero, il La Barbera così dichiara: da Altofonte ci spostammo quindi la mattina del giorno stabilito nella zona dove sorge la villa del Salvo, eccetera. E allora, alla Barbera, lei a quanto pare ha dichiarato precedentemente che quella mattina vi siete spostati da Altofonte fino ora, invece sta dicendo, vuole chiarire, sì, vuole dire alla Corte qual è la verità? La verità è, signor Presidente, ci siamo andati una prima volta per un sopralluogo, abbiamo fatto un primo tentativo, si sta parlando di un fatto accaduto a settembre del 92, assieme a questo fatto sono successe tante altre cose, adesso se non sono preciso con la mattina... mi posso pure sbagliare, cioè ripeto, c'è stata una mattina di un sopralluogo, un tentato per capire se si poteva commettere omicidio una mattina, in più abbiamo aspettato quella sera quando poi è successo, perciò posso essere impreciso, può succedere il fatto che mi posso sbagliare. Ci riserviamo poi di produrre evidentemente il verbale. Così ha detto. Riguardo ai telefoni clonati, mi pare che abbia detto che si imbatte nel problema telefono clonato a luglio quando vanno a Teramo e poi ne acquistano un primo, mi pare che abbia detto, per 5 milioni. E devo contestare che nell'interrogatorio reso al pubblico ministero il 17 dicembre del 93, il La Barbera ha così dichiarato, ripeto, che io sono convinto che non avevamo apparecchi clonati fino al giorno dell'omicidio di Ignazio Salvo, cioè siamo al 17 settembre, perché se li avessimo avuti certamente in quell'occasione li avremmo usati, invece di lasciare una traccia dell'uso dei cellulari a nostro nome. Cosa può dirci in merito? Avvocato, io ho detto che a luglio ho conosciuto il primo cellulare, ho detto che l'abbiamo pagato 5 milioni, ma ho pure detto che non l'ho preso subito, ci è arrivato in secondo tempo. Se su secondo tempo, e come da luglio a settembre non è che sono 2 mesi e mezzo, non mi posso ricordare se è stato prima dell'omicidio Salvo o dopo. Quindi l'avrebbe avuto dopo? Chi è arrivato questo telefonino? E se è stato usato? Non me lo ricordo. Cioè, dico, la contestazione in quanto allora era certo di non averlo usato, ora dice che non ricorda, va bene. Un'ultima domanda e credo di avere rapidamente finito. Lei ricorda chi è Favuzza Giuseppe? Favuzza?
Allora, lo posso aiutare qua io? Sarebbe perché il pubblico ministero nel corso di un interrogatorio le diede questa notizia che gli orologi Cartier sarebbero stati, di cui oggi abbiamo parlato, sarebbero stati acquistati da tale Favuzza Giuseppe. Lei si ricorda se questo Favuzza, dopo l'omicidio Salvo, era preoccupato per la propria incolumità personale? Il San Giorgi, dopo l'omicidio, ne parlava spesso di suo Favuzza. A parte che a me non mi competeva chiedere chi poteva essere il Favuzza. Io l'ho saputo in secondo tempo, adesso, che è un parente, non so manco che grado di parentela abbia. Comunque so che il Favuzza si rivolgeva, dopo l'omicidio del Salvo, per qualsiasi cosa si rivolgeva a San Giorgi. Le risulta se invece si sia rivolto a tale Messina Denaro Matteo proprio perché preoccupato per la sua incolumità affinché costui facesse da tramite, ecco, per rassicurarlo? Siccome Salemi appartiene alla provincia di Trapani, Messina Denaro Matteo è capo provincia, per cui comprende anche Salemi, nulla di strano se il Favuzza si può rivolgere tramite San Giorgio a Matteo Messina Denaro. No, io gliel'ho chiesto perché è lei che dà queste notizie il 26 gennaio 94, quindi io le attingo a questo suo interrogatorio il 26 gennaio 94, dove lei dice espressamente così: sempre in quel periodo capì dai discorsi che si facevano nel nostro gruppo che il Favuzza si era rivolto, non so se direttamente o tramite terze persone, a Messina Denaro Matteo perché era preoccupato per la propria sorte dopo l'omicidio di Salvo. Ora ricorda? Sono discorsi che faceva il San Giorgi. Io lo sapevo sempre perché ne parlava il San Giorgi. Veramente qua dice cosa diversa. Comunque poi valuterà la Corte perché produrremo anche questo verbale. Grazie Presidente. E allora, fa richiesta di acquisizione di questi verbali, Avvocato? Sì, allora, chiediamo l'acquisizione dei verbali. L'avvocato lesivo chiede che vengano acquisiti al fascicolo per il dibattimento. Copia dei verbali. Lo faremo fisicamente poi. Copia dei verbali. Delle dichiarazioni relative alle dichiarazioni rese dalla Barbera. Utilizzate per le contestazioni. Da utilizzare per la contestazione. Il pubblico ministero non lo osserva. La Corte dispone acquisirsi al fascicolo per il dibattimento i verbali offerti dalla difesa, avvocato Restivo, onde utilizzarli per le parti concernenti le contestazioni fatte all'odierno dibattimento. E allora, pubblico ministro. Solo quello dell'avvocato Restivo. No, c'era una richiesta pure. Allora, della difesa. Della difesa, avvocato, bella difesa. Ok. Vabbè. E allora, il pubblico ministero voleva. E allora, pubblico ministero. Sì, ovviamente pochissime cose. E, signor La Barbera, lei ha parlato di questi telefoni cellulari clonati. Ha detto che il primo l'ha visto e l'ha avuto offerto in vendita da Mione Gaspare nel luglio del 92 e poi gli altri nei mesi successivi. Sì. Innanzitutto, i numeri da utilizzare per clonare questi telefoni, cioè i numeri a cui fare figurare venissero fatte le telefonate in realtà fatte con i telefoni clonati, da chi vi venivano forniti? Dalla stessa persona che ci vendeva il telefono. E voi sapevate a chi erano in realtà intestati i numeri? No, completamente. Avevamo soltanto il numero di telefono e il numero seriale che apparteneva al telefono. Senza sapere chi era la vittima della clonazione. No, completamente. Diciamo così. No. Senta, lei durante il corso delle indagini ha avuto sia contestate negli interrogatori, come ricordato dai difensori, sia mostrati comunque dalla DIA su delega della Procura, i tabulati di questi telefoni cellulari, esatto? Sì. Ha dato delle indicazioni su quelle che erano riconducibili a lei personalmente? Sì. Ha dato anche le indicazioni di quali telefonate potevano ricondursi ad altri del gruppo? Sì, a parte che a volte i numeri giravano. Ecco, cioè, voglio dire, anche essendo in possesso dello stesso telefono, al momento in cui l'utente, cioè il vero proprietario, si poteva accorgere di una clonatura, si cambiava il numero. Esatto. Poteva succedere che lo stesso numero aveva usato un'altra persona. Perfetto. Ma poi
Al di là di questo, ognuno di voi usava un telefono solo o ogni telefono girava fra i vari componenti del gruppo? Anche il telefono ce lo scambiavamo, succedeva che... Quindi uno stesso telefono e uno stesso numero può registrare chiamate sue, chiamate di la Bagarella, la chiamate di Gioè, chiamate di Brusca? Sì, sì. Lei lo ha verificato direttamente esaminando i cellulari? Sì, sì. E durante questo esame di cellulari, oltre che dalle contestazioni che ci sono negli interrogatori, ha potuto mano a mano precisare i suoi ricordi su queste date di acquisto, comunque, beh, di acquisto perché li avete pagati, di questi cellulari clonati? Ripeto, il primo sono sicuro nell'occasione che siamo andati a vedere le armi a Teramo. Un secondo... non ricordo se è stato nei primi di settembre, adesso non mi posso ricordare. Dal tabulato sì. La domanda mia mira a chiarire una cosa che già la difesa ha fatto. Ha potuto constatare lei, così come peraltro abbiamo constatato noi, che i suoi ricordi in materia dei tempi di acquisto dei cellulari erano inizialmente molto confusi e si sono piano piano e forse non del tutto chiariti, sì, vedendo i tabulati? Guardando i tabulati non ci sono dubbi, anche perché... si continuavano a fare gli stessi numeri nostri che quel periodo avevamo in possesso i telefonini. Senta, cambiando completamente argomento, Gioè che è quello che le ha riferito qualche cosa su come sono andate proprio le ultime fasi dell'omicidio, chi ha sparato e chi non ha sparato, le disse se c'era qualcuno presente, cioè sì, si parlava ovviamente oltre a loro, cioè sì, insieme sì, alle sì. vittime. Sì, in particolare, vabbè, c'erano persone, in particolare si è saputo dopo, cioè il Gioema ha detto che c'era, vabbè, una donna bionda, anziana, non so quanti anni poteva avere, poi in secondo tempo ho saputo da San Giorgi che era proprio la suocera, era la mamma della moglie, che era in quell'attimo era la presente. Senta, un'ultima cosa, se la Presidente consente, al fascicolo del Dipartimento sono acquisiti due cataloghi di orologi Cartier. Sì. Io vorrei che il signor La Barbera indicasse, se può, quali sono i cinque orologi che furono a loro consegnati. Erano tutti e cinque uguali questi orologi? No. Il suo qual era intanto? Il modello del suo? Se lo ricorda? A differenza, cioè il modello mio era quasi simile a quello di Gioè, la differenza era soltanto che nel bracciale c'erano tre fili di oro, a differenza di quello di Gioè che ne aveva due. Gioè lo portava abitualmente? Io sì. E Gioè? E Gioè anche, sì. E, Presidente, se consente, se puoi sì, identificare... Vediamo se... Non c'è nessuno di... Sono questi i cataloghi ufficiali, quelli della... Allora, se li vuole... Ecco. Lo deve indicare, vediamo, ci fa la cortesia, ecco. Visto che non ci possiamo muovere. A pagina 7 in alto a sinistra c'è quello che si è preso Bagarella. E a pagina 9... Scusi, pagina 7 in alto a sinistra. Pagina 7 in alto a sinistra. Quella che è stato consegnato al Bagarella. Poi. Pagina 9, sempre in alto a sinistra, c'è quello che si è preso Gioè. E anche quello che avevo io, per differenza soltanto come si vede in foto, qua ci sono due fili d'oro, mentre in quello mio ce ne sono tre. Si dato che vengono mostrate al testo i cataloghi all'imputato di reato connesso. L'altro lo stesso dalle risposte di cui alla registrazione integrale. L'altro catalogo a pagina 10. Che numero 10. Ha questo secondo? Il primo secondo catalogo che numero ha? Catalogo numero 2, vedo scritto. Numero 2. Vabbè. E l'altro catalogo che non c'è il numero è a pagina 10 in alto a sinistra, quello che hanno mandato a Totorrino. In alto a sinistra quello che hanno mandato a Totorrino. Manca quello di Brusca che si trova a pagina 15. E a sinistra, ce n'è due, quella a sinistra, chi si è preso Brusca, Giovanni?
E quello l'avete deciso voi quale fare avere al Rina o fu un'indicazione di San Giorgio stesso? No, l'ha messo da parte dicendo che era particolare, dicendo che questo rivolgendosi a Bagarella dice glielo mandiamo allo zio. E invece gli altri li avete scelti voi liberamente? Diciamo. Sì, liberamente. Va bene, Presidente, credo che il pubblico ministero abbia concluso. Sì. E allora, prima di chiudere con l'esame della Barbera, io vorrei che lei chiarisse alla Corte alcune circostanze, se è nelle condizioni di farlo. Lei ha già parlato nel corso del suo esame di contrasti o dissapori tra San Giorgio e la vittima Ignazio Salvo. Lei avrebbe appreso di questi dissapori successivamente al fatto, così ha detto. Ma dico, oltre questo, sul movente, lei ha avuto modo di apprendere qualcosa anche successivamente ai fatti? Sempre successivamente, quando io ho preso in condizione di dire qualcosa. I discorsi che ho interpretato io sono questi, cioè fino alla morte del suocero di Rino Salvo, tutti gli interessi li curava Ignazio Salvo. Sì, no, dopo, questo l'ha detto, dico, ma oltre a questi contrasti, lei ha avuto modo di sapere se c'erano altri motivi? Per quanto riguarda Ignazio Salvo, ma non detto da San Giorgio. No, da chi? Se l'ha del gruppo, preso da qualcuno. Sì, anche il Bagarella si lamentava che questo, dicendo che era un cornuto e un carabiniere, perché dice che ci aveva girato le spalle e non ci aiutava più. E un semplice fatto che è accaduto mentre proprio là, eravamo là a Santa Fabia per l'omicidio, c'era Hotel Zagarella, che è di proprietà dei Salvo, e era tutto occupato di carabinieri. Per cui anche questo si lamentava il Bagarella, perché aveva affittato tutto l'albergo a un intero gruppo di carabinieri. Quindi, questo non è lamentele, che si comportava male in sostanza, nei confronti di Cosa Nostra. Va bene. Sì. All'imputato presente in aula, se credo che abbia delle richieste da fare alla Corte. Allora, si dato che a questo punto che l'avvocato Barone chiede che venga data la parola al suo assistito, imputato Bagarella. Allora, prego, Bagarella, dica. Vorrebbe fare confronto con la Barbera. Ma mi dica, lei non ha dichiarato a Palermo giorni or sono che non conosce la Barbera? Certo che non lo conosco. Questo. Conferma questo, come fa a fare tutte queste infamità e queste tragedie, signor Presidente? Questo sta barattando la sua libertà con quella mia, con quella di tante altre parti di famiglia. Va bene, e allora guardi, Bagarella, ascolti, cioè, siccome c'è una precisa richiesta in tal senso, prima diamo la parola al pubblico ministero, vediamo che cosa ne pensa in ordine a questa, a un eventuale confronto tra la Barbera e il Bagarella. E allora? Presidente, non ci sono particolari motivi di opposizione, anche se rileviamo obiettivamente che la materia del confronto non è che sia tantissima, posto che le posizioni, soprattutto quella del Bagarella, è di assoluta non conoscenza da parte della Barbera. Diciamo che non ci sono particolari motivi di opposizione. Diciamo che non c'è Corte contrasto tra le posizioni. Se lo ritiene utile, se lo dovesse la Corte ritenere utile eventualmente a chiarimento della posizione dell'uno o dell'altro. Va bene. E allora, senta Bagarella, ascolti bene quello che le dico io. La Corte adesso si ritira in Camera di Consiglio per decidere se fare o meno il confronto. Se dovessimo decidere di fare il confronto, lei deve stare calmo. Ma io sono calmo. No, deve stare calmo, non deve alzare la voce, altrimenti sarà immediatamente riaccompagnato al suo posto. Questo, ripeto sempre, se dovessimo decidere di accogliere la sua richiesta. Certamente vorrei vedere se a lei gli imputassero, dipende dal caso, se sarebbe calmo o no, signor Presidente. Questo vorrei sapere.
precauzioni necessarie. Tenuto conto della personalità sia della Barbera che del Bagarella. E allora, se facciamo entrare la Barbera, lo mettiamo lì. Ed allora, qualche altro uomo qui, e sentite, mi dovrete mettere voi al centro qui per cortesia. Qui, al centro qui, rivolti verso quella sedia. Appuntato, se lei mi fa la cortesia può venire pure lei. Allora, si dato che... Ma lo posso guardare un po'? Sì, no, guardare no, Bagarella. Si contenti di questo? Che cosa dobbiamo fare? Niente, mi parlate. E allora? Potesse guardandomi se ricorda. E allora, sia tranquillo la Barbera. E allora, il Presidente invita... sia la Barbera che il Bagarella a prendere posto in due sedie messe di fronte alla corte. E allora, Bagarella, lei stamattina ha sentito quello che ha riferito il la Barbera. Cosa ha da dire a lui? Io ho avuto modo, insomma, di leggere qualche cosa che dice. No, stamattina lei l'ha sentito pure. È appunto questo. Ha fatto 2 anni di parlare e ogni dichiarazione lui ha sempre modificato. Finalmente stamattina, l'ultima, ci sono andato a casa a farci visita con mio cognato Gregorio, dove lui ha detto questa mattina che ci siamo conosciuti in quell'occasione. Se io non lo conosco, quale motivo ho di andarci a fare visita per la morte della madre? Eva, si stia... Rispondo io. La Barbera ha sentito? Sì. Che cosa ha da dire lei? Siccome quel periodo praticava Altofonte, era latitante già ad Altofonte, subito dopo... Frequentando Altofonte, c'era Giovanni Brusca assiduamente là, io frequentavo il Di Matteo, il Nino Gioia, che ci vedevamo da sempre. Essendo che lui frequenta amici miei e sa chi ero io, in quell'occasione che ho morta mia madre, mi è venuto a fare, anch'io sono rimasto un pochettino così, me l'ho visto spuntare la mattina a casa mia. In quale giorno è morta sua madre, la Barbera? Il giorno preciso? Sì. 17. Io sono stato latitante alla fine di gennaio. Perciò in quel periodo ero libero, già è bugiardo. Poi, se uno deve andare a fare una visita, penso ci deve essere una certa amicizia, una certa conoscenza, una certa frequentazione, non lo so. Così, punto in bianco, io vado là, ci vado a fare visita con mio cognato. Così ha detto. Certo, lui ne ha dette tante. Così ha detto. Poi, e allora, vediamo qualche altra circostanza che lei vorrebbe contestare. Signor La Barbera, ce lo vuole dire al Presidente dove si trovava giorni prima di incominciare a fare quello che sta facendo, in quale carcere si trovava? Il Presidente lo sa, ti interessa a te? Il Presidente lo sa. Le dia del lei perché questa competenza non c'è. Vabbè, datevi del lei. Questa è una cosa è giusto che vi diate del lei. È stato dopo questo e basta. E allora,
che voleva sapere lei quando, dove era, in quale carcere era lui quanto prima di iniziare a fare quello che sta facendo. In quale? E questo non ha importanza ai fini del confronto. Le domande, non è che le può porre questa domanda. Andiamo allora, lei può contestare. Sei giorni prima di lui incominciare a fare queste cose, se è stato invitato qui a Rebibbia, a Roma, e se si è incontrato con persone? A Rebibbia con persone? Io ero carcerato, con chi mi dovevo incontrare? E con chi si è incontrato? E che cosa le hanno proposto? No, Bagarella. Allora, come no? Signor allora Presidente, lui l'ha detto a persone cosa c'è stato proposto. Io l'ho saputo e ora ce lo chiedo. Il confronto ha una determinata funzione, cioè quello di mettere a confronto due parti che hanno dichiarato cose in contrasto. Signor Presidente, lui in quell'occasione ha barattato la libertà mia e quella di tante pagine di famiglia, signor Presidente. Perciò quindi se lui lo ritiene, poi glielo dice. No, gliela poniamo questa domanda. Lui era detenuto, per noi era detenuto. Perciò quindi non interessa tutto il retroscena, non interessa perché cosa lui lo sta facendo. Non ce n'è il retroscena. Io dal carcere sono passato all'extracarcerario, sempre guardato a vista, e basta. Cominciando a collaborare, non ce n'è altre strade. Non ce n'è altre strade? Non hai barattato niente, vero? Non ho niente da barattare. Niente. E allora? Mi dico un po', se lei saprebbe che mi sono salvato. Anni non già che faceva affogare, io invece mi sono salvato, adesso sono qua e sono fiero. Nino Gioè, vuol dire che ha ritenuto giusto fare quello? Dopo una vita nel rischiare, 10 anni di galera, esce e si ritrova impiccato in cella. Ma queste sono scelte sue, personali. Grazie a voi. No, grazie a te. A sto qua. Comunque lei, aspetta un momentino, prima di continuare, lei Nino Gioè lo conosce? Sì. L'unica persona che conoscevo di tutte queste che nomina lui è Nino Gioè, ho passato un processo assieme, tutti gli altri non li conosco. Vabbè. È tutto falso quanto dice, non sono mai stato in nessun posto con lui, non lo conosco, non l'ho mai avuto rapporti nel suo genere. Vabbè. La Barbera, lei che cosa ha da dire di contro? L'ho frequentato dall'inizio 92 fino alla data del mio arresto, 23 maggio. La Barbera, se lei direbbe il contrario, che fine farebbe lei? Dove andrà a fare? No, signor Presidente. Bagarella, non ci siamo. Lei, se vuole, può contestare alcune dichiarazioni che lui ha fatto nei suoi confronti. Non quelle altre, non può uscire lei. Lui sta barattando, signor Presidente, sta barattando la sua libertà con quella mia e con quelle di tante parti di famiglia. Perciò quindi non glielo devo dire. Per lei è così. Noi siamo qui per verificare questo. Questo signore con la vergogna ci ha portato all'abbonare del suo padre, perché so che era un galantuomo suo padre. Suo padre si è tolto la vita, suo padre. Per quello che sta facendo questo signore. Mi dica una cosa. E lui ha ancora il coraggio di girare gli aule del tribunale. Bagarella, mi dica una cosa, ma un'ultima circostanza. Ma lui ha fatto dichiarazioni precise nei suoi confronti. Ma precise quelle relative all'esecuzione dell'omicidio di Ignazio Salvo. Lei le ha sentite? È falso, signor Presidente, è bugiardo falso, in tutto e per tutto. Va bene. E allora, a questo punto, mettiamolo in verbale sommario, perché poi la registrazione è quella che... A questo punto, si dà atto che ciascuna delle parti rimane nelle proprie posizioni. Bagarella afferma che quanto dichiarato dalla Barbera è falso. Mettiamo tra virgolette in tutto e per tutto.